Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Sesto appuntamento stagionale con la nostra trasmissione. Abbiamo davvero tantissime cose di cui parlare anche questa sera, una domenica intensissima. Anzitutto la San Benedettese, la nuova capolista del campionato di Serie C Girone B, ha vinto 3-1 con il Sant'Arcangelo, partita decisa nel finale dai gol di Miceli e di Massimo, partita molto sofferta contro la formazione romagnola ed ora la squadra rossoblu condivide la leadership con il Pordenone, visto che il Bassano è stato raggiunto al 96esimo sull'1-1 dal Teramo. Nel pomeriggio il Fano ha rimediato al 94esimo con Germinali il pari casalingo con il Renate, nonostante abbia giocato per oltre un tempo in superiorità numerica, sbagliando anche un calcio di rigore. Ricordo domani il posticipo tra Triestina e Fermana. In Serie D finisce in parità 1-1 il big match tra Vispesaro e Matelica, locali penalizzati dall'espulsione di Radi dopo 10 minuti e che raggiungono il pari nel finale con Olcese dopo la rete del vantaggio di Oliveira. Continua a stupire il Castelfidardo che sbanca il campo di Francavilla con Montagnoli, momenti poco felici per San Giustese e Fabriano Cerreto, entrambe battute in casa rispettivamente da Avezzano e L'Aquila, mentre si decide tutto nei primi 8 minuti tra Jesina e Pineto che termina 1-1. Reti bianche infine sia per il Monticelli con il San Marino che per la Recanatesa Sulmona contro i Nerostellati. In eccellenza invece un gol di Adami a 10 minuti dalla fine permette al Montegiorgio di continuare la marcia a punteggio pieno, 15 punti in 5 partite e 5 punti di vantaggio sul Grottammare che batte di misura il Camerano. Successi esterni per Atletico Gallo e Biagionazzaro Chiaravalle. Di questo parleremo con i nostri ospiti. Alla mia sinistra un ben ritrovato a Nico Stallone, Buonasera. allenatore del Monticelli. Ciao Nico, ben trovato. Vicino a lui Francesco Castelli, il direttore generale del Monticelli. Buonasera. Buonasera Francesco, ben trovato anche a te e un carissimo ben trovato dopo una settimana di assenza giustificata la nostra Sara. Buonasera a tutti. Sara, subito i modi per interagire con noi, come sempre, giusto un promemoria per i nostri telespettatori. Sì, giusto un promemoria, la nostra pagina Facebook, Le Marche nel Pallone è sempre attiva e poi anche quest'anno si è aggiunto anche WhatsApp al numero che trovate in sovraimpressione. E mi raccomando, è un numero WhatsApp, quindi non telefonate, semplicemente perché non vi risponderà davvero nessuno. Nico, mi dicevi un pareggio contro il San Marino da accettare con un pizzico di rimpianto, ma anche con un pizzico di soddisfazione, perché di fronte avete trovato una squadra di buon lignaggio. Sì, diciamo che oggi è probabilmente il primo pareggio dell'anno che accettiamo tranquillamente, perché giocare con un San Marino strutturato come quello che abbiamo visto oggi è sicuramente un risultato importante. Ce la siamo giocata alla pari, è stata una partita aperta, il risultato del pareggio credo sia giusto, ci abbiamo risposto botta su botta all'avversario, che però, permettimi, ha dimostrato di avere dei giocatori importanti, a partire da Pastrin, voglio dire che sappiamo tutti, ex AFC, ex Salernitana, giocatore che chiaramente ha una certa età, però voglio dire, mantiene anche a livello di personalità qualcosa di importante per questa squadra. E poi Di Maio e Ceccarelli dietro mi hanno impressionato per una forza difensiva pazzesca. A tutto questo, voglio dire, l'attacco con 5 e tanta altra roba ancora, sempre. Insomma, una squadra ben strutturata che secondo me arriverà fino in fondo, non per la vittoria del campionato per la quale io vedo due squadre in particolare, ma sicuramente per la zona playoff. Quindi ottima squadra, quindi ottimo risultato questo pareggio di oggi. Francesco, manca la vittoria, no? Almeno in campionato, mentre in Coppa Italia vi state togliendo grandi soddisfazioni. Sì, manca la vittoria per anche un po' di sfortuna, diciamo, perché due partite con l'Avezzano ad Avezzano e in casa con la Recanatese, forse meritavamo questo risultato. Hai tralasciato quella con il campo basso? Il campo basso, magari forse Non meritavamo di non meritavamo un pareggio forse era il risultato più giusto. Sì, diciamo che è stato un mese molto difficile, un mese dove ci sono capitate un insieme di negatività. Squalifiche. Abbiamo avuto 4 squalifiche, che già la dicono lunga, di cui 2 per 3 giornate, quindi anche queste molto, molto pesanti. Abbiamo avuto dei torti arbitrali all'inizio del campionato abbastanza evidenti, finire la partita in 9 all'Aquila, dove abbiamo perso anche lì ai minuti di recupero. Quindi, anche ma la cosa più proprio determinante sono stati gli infortuni che abbiamo avuto. Noi abbiamo avuto nell'arco delle prime 3 partite 10 giocatori fuori. I 10 giocatori fuori sono un'entità enorme, tra cui di questi 10, soprattutto 3 quarti sono i giovani
che rappresentano, come tu sai, la regola dell'under. Non avendo noi coppie di under specifiche, quando abbiamo avuto i cosiddetti under titolari fuori, abbiamo dovuto un po' stravolgere gli equilibri. Ne stiamo pagando ancora le conseguenze perché questi under non sono rientrati e quindi devo dire che stiamo pagando un insieme di situazioni, tra cui anche, ecco, la sfortuna, come diceva prima il direttore, perché Avezzano e Recanati per me sono due partite sulla carta vinte. Poi purtroppo non abbiamo i punti. La cosa positiva è quella che in queste partite, quando le abbiamo perso sempre per 2-1, 2-1, 2-1, cioè siamo stati sempre in partita, fino all'ultimo le partite sono state sempre aperte. E l'altra che abbiamo incontrato, secondo me, le prime della classe. Il girone, il calendario quest'anno ci ha messo in una condizione in cui le prime 9 partite di campionato le completeremo adesso con le prossime tre, andremo a incontrare quelle che secondo me saranno in ogni caso le 7-8 squadre che rappresenteranno la classifica di sinistra. E quindi dico che nella seconda parte andremo a dover fare i punti con quelle che rappresentano le squadre contro cui il Monticelli si deve salvare. Allora andiamo a vedere i risultati della Serie C, Girone B, poi vedremo se riusciremo anche a farvi vedere qualche immagine delle partite, anche quelle che si sono concluse alle 20:15, un turno molto interessante, come detto la San Benedettese, la nuova capolista, ha agganciato in vetta alla classifica il Pordenone, ha approfittato del pareggio casalingo imposto dal Teramo al Bassano. Gara molto impegnativa quella del Riviera, sbloccata da Vallocchi al quarto d'ora del secondo tempo, poi c'è stato il pareggio della formazione romagnola e soltanto all'88esimo, poi al 94esimo nella più classica delle azioni di contropiede, la San Benedettese è riuscita a portare a casa questo 3-1. Fanno invece bloccato 2-2 da Renate, non è stata una gran partita, con il Fano che solo al 94esimo è riuscito a pareggiare. Questi risultati, Bassano Teramo 1-1, Fano Renate 2-2 e poi vedete la nota dolente ancora della giornata, Modena Albino Leffe non disputata, ancora una volta Braglia indisponibile, si va verso l'ennesimo 0-3 a tavolino. Pordenone batte Ravenna 2-1, Feralpi Salò Mestre 0-0, Padova batte Suttirol 3-1, San Benedettese batte Sant'Arcangelo 3-1. Domani alle 18:30 Reggiana Vicenza e alle 20:30 Triestina Fermana. Vediamo la classifica, quindi Pordenone e San Benedettese sono in testa con 18 punti, Bassano 17, Renate Padova 16, Vicenza 14, Mestre 12, Fermana 11, Albino Leffe, Feralpi Salò 10, Ravenna 9, Suttirol 8, Teramo 7, Triestina 6, Reggiana, Gubbio 5, Fano e Sant'Arcangelo 4, Modena 0 punti. Per il Modena quindi è la settima sconfitta, ma ormai possiamo parlare anche di ottava sconfitta su 8 partite, una piazza storica per il calcio italiano, ridotta veramente in condizioni a dir poco pietose. Notizie invece dell'ultima ora, per Ottavio Palladini potrebbero aprirsi le porte di una panchina di Serie C, parliamo del Catanzaro, squadra anch'essa in difficoltà, ma nel girone C. Andiamo a vedere invece i risultati della Serie D con la sesta giornata, il girone F allunga il Campobasso, vediamo comunque il quadro, vedete il derby Molisana, Dagnone, Campobasso batte Agnonese 1-0, a Fabriano l'Aquila batte Fabriano Cerreto 2-1, a Francavilla vince il Castelfidardo 1-0, Jesina Pineto 1-1, Monticelli San Marino 0-0, Nero Stellati Recanatese 0-0, a Pineto Vastese batte San Nicolò 2-1, a Monte San Giusto Avezzano batte San Giustese 2-1 e Vispesa Romatelica 1-1. Come vedete 5 vittorie in trasferta. Campobasso in testa con 16 punti, Vispesa, Romatelica e Castelfidardo 13, L'Aquila 12, San Giustese e Vastese 10, Jesina 9, San Marino 8, Pineto 7, Francavilla, Avezzano, Fabriano Cerreto, San Nicolò e Recanatese 6, Agnonese 4, Monticelli 3, Nero Stellati 2 punti. Dunque, Francesco Castelli, il Campobasso allunga in testa la classifica, voi l'avete affrontato? Quant'è sorprendente questo primato? Una squadra che si sta anche un po' gasando, no? Con i risultati che stanno venendo molto al di sopra delle aspettative. No, comunque un'ottima squadra, a me ha fatto una buonissima impressione. Sicuramente vedo la Vispesa e il Matelica, due formazioni di alto spessore, però anche il Campobasso è una buona squadra, così come l'Aquila che abbiamo incontrato la prima partita. Sempre che l'Aquila risolva i suoi problemi societari, voi siete stati mercoledì in Coppa Italia, Nico, che Beh, aria tira? si respira un'aria un pochettino di difficoltà, un grosso punto interrogativo.
Dispiace perché, a parte una struttura, un campo meraviglioso. Sì, l'Idolo a Quindi, voglio Concia o il Gran Sasso che dire, dir si voglia, è un una gran. bellezza di un campo che veramente ti fa respirare la voglia di giocare a calcio solo entrando dentro. Quindi è un peccato anche vedere così poca gente. E dall'altra, devo dire che è una signora squadra: ha dei signori giocatori, ha una struttura di gioco, c'è un'idea di gioco. Quindi, se l'Aquila non dovesse avere problemi, è un'altra di quelle squadre che arriverà fino alla fine. Cioè, vuol dire, è una squadra che gioca un bel calcio con giocatori molto validi. Allora, era la giornata però del big match, forse il primo vero big match della stagione, Vispessa Roma Telica. Andiamo a vedere com'è andata, che era condizionata dall'espulsione di Radi, arrivata praticamente in avvio della partita. Vediamo il servizio. Derby in riva all'Adriatico, allo stadio Panelli, faccia a faccia a Vispessa Roma Telica. Le due squadre si presentano appaiate in classifica, quota 12, frutto di 4 vittorie ed una sconfitta, con un tabellino che indica 10 gol realizzati dalla Vis e 4 subiti, mentre il Matelica indicava nel suo tabellino 8 reti realizzate ed appena 3 subite, cifre che fanno capire che il derby ha messo di fronte due grandi squadre destinate a recitare una parte di primo piano in questa stagione, affidate a due tecnici di dubbia valenza tecnica che stanno saggiamente pilotando due team quanto mai ambiziosi, anche se nella lotta al vertice non c'è da escludere Campobasso, Sangiustese, Castelfidardo e L'Aquila. L'importante confronto derby seguito da un discreto pubblico è stato diretto dall'arbitro umbro Luca Angelucci della sezione di Foligno, assistito da Marco Lencioni della sezione di Lucca e Andrea Donato della sezione di Pistoia. Al prontivia dato dal direttore di gara alle due squadre, che non presentano novità di rilievo in merito alla formazione base, cercano subito la posizione ottimale in campo, voluta dai tecnici Riolfo e Tiozzo. Nervosismo palese in campo, al quinto paga per tutti Radi, che viene espulso per doppia ammonizione nello spazio di un minuto. Matelica cerca di sfruttare al meglio la superiorità numerica, cercando di attaccare a tutto campo. La Vis, squadra di casa, soffre di inferiorità numerica. Al 24esimo angolo da sinistra in favore della Visse, ne sortisce solo un giallo nei confronti di Valdazzi. Brividi in casa Visse al 31esimo sulla conclusione di Gabbianelli dai 30 metri, poi il direttore di gara spedisce il matericese Cedevini negli spogliatoi. 41esimo, punizione dal limite in favore del Materica, calcia Gabbianelli, sventa la minaccia con sicurezza il portiere Marfella. Dopo un paio di minuti di recupero, il meritato riposo per due squadre d'arbitro, alquanto quest'ultimo nervoso. Le due squadre rientrano sul terreno di gioco senza varianti tattiche, affidandosi ad un fraseggio che non regala nulla se non qualche applauso. Al decimo minuto di gioco, Tiozzo richiama in panca Brentan per far posto ad Arabi. Si allunga la lista degli ammoniti, giallo per Gabbianelli, passano i minuti e lo 0-0 non si schioda, anche se al 16esimo un legno salva la porta di Marfella. Al 25esimo Matelica passa in vantaggio con Olivera, abile nello sfruttare una ripartenza. Il tentativo di raddrizzare la partita è nei pensieri della Visse, ma il gol non arriva. Al 30esimo ci prova Valdazzi, senza successo. Al 38esimo Olcese invece pareggia il conto. Minuti finali al Cardiopalma, ma il derby va in archivio con un pari che farà sicuramente discutere le opposte tifoserie. Al 38esimo Olcese pareggia il conto. Minuti finali al Cardiopalma, al 47esimo ci prova ancora Olcese, ma il pari non si schioda. Il pensiero dei tecnici Giancarlo Riolfo del Vispesaro, Luca Tiozzo del Materica. Sapete benissimo che quando ci viene recuperati è un punto perso secondo la mentalità italiana, eccetera. Io penso alla partita Vis-Pesaro contro Materica. È stato un pareggio chiaramente condizionato dall'espulsione iniziale. Apriamo parentesi, c'è tutta espulsione non doppia, ma espulsione diretta. Basta vedere le immagini. Però purtroppo noi il primo tempo eravamo molto contratti, perciò non siamo riusciti ad esprimerci come il secondo, dove abbiamo espresso sicuramente un bel gioco, che normalmente esprimiamo anche in 11 contro 11, ma Pesaro non è così facile, ecco, perché c'è un gruppo di giocatori molto molto esperti che chiaramente sapevano cosa dovevano fare per bloccare il mio Materica. Detto questo, il secondo tempo poi penso avessimo meritato il vantaggio per la mole di gioco, per la continuità di possesso. Mi dispiace, insomma, poi non aver potuto chiudere la partita sul 2-0 o eventualmente anche, ma l'apro perché come gli altri parlano dell'espulsione di Radi, è anche giusto parlare di Oliveira lanciato in rete e Caccioli che entra come non si è mai visto nel calcio.
visto che so che la puntualizzeranno loro gli altri. L'altra cosa, io puntualizzo, con questo non voglio recriminare con gli arbitri, penso sia un pareggio giusto, penso la mia squadra debba avere più personalità, dovesse avere avuto più personalità il primo tempo, cioè meno calci e più giocare, però ripeto, probabilmente non c'è solo il demerito della mia squadra, ma c'è anche il gran merito del Pesaro, probabilmente. Poi la vedete. Mister Iolfo, punto guadagnato o perso? Secondo voi? Aspettiamo da lei. Secondo me è perso. Secondo me è perso, anche perché sono stufo di giocare in 10 contro 11. E poi per quello che ha fatto la squadra in campo, se non prendiamo quel gol magari la partita viene diversamente. E nel finale poi ci è scappata anche l'emozione di vedere gonfiare la rete su quel colpo di testa? Sì, noi siamo abituati a questo tipo di emozioni, cioè, sicuramente perderla sarebbe stato davvero un peccato, perché comunque la squadra ha lavorato sia fisicamente che tecnicamente che tatticamente molto bene ed era veramente una beffa perdere una partita del genere. Ho detto, si aspettava un Matirica di questo tipo? Ma sì, quello che ho visto nelle partite precedenti che ha fatto, sicuramente la partita falsata completamente, giocare in 10 per 85 minuti è diverso che giocare 11 contro 11, non peraltro sono più che contento di quello che ha fatto la squadra, di quello che ha dimostrato in campo, che non sembrava, abbiamo pressato, corso, attaccato, calciato in porta, abbiamo rischiato qualcosa come normale, abbiamo lasciato inizio secondo tempo un po' più la palla a loro, però sono contento di quello fatto dalla squadra. Bene, iniziamo a leggere i tanti messaggi che stanno arrivando dai nostri telespettatori. Buonasera, volevo fare i complimenti a Mister Stallone. Monticelli, squadra rocciosa e difficile da battere. Sono convinto che si salverà tranquillamente. Buona serata. Poi ancora, buonasera, volevo solo mettere in evidenza che qualche puntata fa il copresidente della VIS disse che avrebbero vinto il campionato facilmente. Le partite bisogna giocarle. Ancora un saluto Nico Stallone, un signor allenatore e un allenatore signore. In bocca al lupo per il proseguo della stagione da Maurizio Fontenova. Bene, allora, a proposito di Nico Stallone, adesso mi prendo un minuto per segnalarvi una bellissima iniziativa editoriale, perché sabato 25 novembre nel pomeriggio si terrà la presentazione di un libro, 90 anni da Leoncelli, 1927-2017, il calcio a Iesi, curato da Michele Grilli ed edito da Carlo Fontanelli, prefazione tra l'altro di Andrea Cardinaletti, ex presidente del Credito Sportivo ed attuale amministratore delegato dell'Ascoli Calcio, anzi meglio, dell'Ascoli Picchio. Non è soltanto l'aggiornamento di una pubblicazione di 10 anni fa, ma ci sono tantissime novità, soprattutto fotografiche, oltre a tutti i tabellini delle gare di Coppa Italia. Pensate, 1180 files tra foto ed articoli. La foto di copertina, eccola qua, è emblematica perché, adesso facciamo venire il coccolone ai tifosi della Jesina, questa è una foto scattata durante Jesina Cesenatico, campionato di C2, 83-84, non c'era ancora la curva e Nico Stallone se lo ricorda bene, sarebbe venuta l'anno dopo in C1 con il tifo organizzato dei Leoncelli che era nella tribuna laterale. Altri tempi, altro calcio, quando Nico 3-4.000 spettatori a domenica non era l'eccezione ma era la regola. Ma guarda, Iesi... Ne hai già parlato, qui, sì, però... Sì, Iesi, devo essere sincero, io ho avuto il piacere di giocarci, avevo appena 18 anni, erano i tempi in cui le squadre importanti, come in questo caso l'Ascoli, mandavano i più giovani a farsi le cosiddette ossa in Serie C. Per me fu un anno importantissimo per la mia crescita e devo dire che però era veramente una fossa dei leoni, cioè i tifosi iesini... erano veramente una bolgia, io ricordo c'era ancora... quella tribunetta vecchia, sì. No, che ribolliva proprio di persone, era stupendo, sia voglio dire, ecco, le partite avevano sempre il pieno sia proprio dei tifosi jesini, e poi in quei tempi c'erano tanti derby, tra cui il derby con l'Ancona e quello col Senigallia erano i più sentiti, e devo dire che quello con l'Ancona ricorderò sempre, che fu tirata giù totalmente la rete di recinzione. Non so come andò avanti la partita, noi giocammo senza la rete di recinzione buttata giù dai tifosi Leoncelli che erano praticamente a bordo campo, e era una bolgia, e vincemmo anche il derby contro l'Ancona, ma devo dire che i tifosi jesini li ricordo ancora con grande passione, perché erano veramente il 12° uomo in campo. Mentre adesso Francesco Castelli non si gioca a Castel di Lamo, o meglio si gioca a porte chiuse, perché? Perché non manca il verbale della commissione di vigilanza. Che ci avevano promesso che era pronto
prima della prima partita e così non è stato. Poi tra l'altro è saltato il sindaco nel frattempo perché avrebbe potuto prendersi la responsabilità, adesso è commissariata e il commissario giustamente non si prende la responsabilità. Di... Ma per una scala. Manca una scala esterna nel settore ospiti. No, perché il settore ospiti, sì, esatto. Quindi, Nico parlava di una recinzione divelta completamente durante la partita, si giocava tranquillamente, no magari, però si giocava comunque e invece adesso, vabbè. Diciamo... Permettimi solo di ringraziare i complimenti ricevuti dai messaggi, che sono sempre molto graditi, quindi grazie. Comunque ricordo ancora sabato 25 novembre la presentazione di questo libro 90 anni da Leoncelli, il calcio a Iesi. Quando tu ti riferivi alle due squadre favorite, Nico, ti riferivi a Vispesa Roma Telica? Sì, io sono convinto che quest'anno, mi permetto di fare anch'io come qualcun altro sembra abbia fatto, di fare anche qualche anticipazione, credo che sarà una lotta tra queste due squadre per la vittoria al campionato, a meno che giustamente tu hai evidenziato un particolare non indifferente, quella che il Campobasso per storia, per struttura e non scordiamo il direttore sportivo che ha preso, cioè, parliamo di una persona che ha fatto calcio ad altissimi livelli, i rapporti che può avere e quindi l'appetito potrebbe venire mangiando. Sì, è un ambiente pericoloso se si accende. Secondo me è questo, cioè vuol dire è l'unica situazione che potrebbe essere di fastidio per Pesaro e Matelica, ma solo secondo me per le ali dell'entusiasmo che potrebbero far venire voglia al Campobasso di fare ulteriori investimenti, di metterci ancora diciamo più di quello che già hanno fatto, perché hanno già una struttura di base importante, anche se secondo me attualmente Vis Pesaro e Matelica sono due squadre nettamente superiori. In assoluto per me la Vis Pesaro credo sia la più forte, però devo fare i complimenti sia all'allenatore nuovo del Tiozzo del Matelica e all'ambiente di Matelica, perché quest'anno è cambiato qualcosa a Matelica, cioè più rabbia, più fame di vittoria, cioè l'ambiente di Matelica è stato secondo me un ambiente tranquillo dove si giocava per il gusto del bello, il gusto della giocata, il gusto di avere i talenti e quant'altro. Quest'anno c'è rabbia, voglia di vincere, l'ambiente è diventato in senso buono, tra virgolette, più cattivo. Un ambiente affamato di successi, almeno. E questo è un valore aggiunto per una squadra che ha fatto sempre bene in questi anni, ma che era tra la favorita che non vinceva. Quest'anno probabilmente non parte come favoritissima, però secondo me sarà lotterà fino alla fine con la Vis Pesaro, che per me, permettimi, rimane sia per qualità calcistica, sia per le immagini che ho visto qualche partita, quindi anche qui, oltre all'ottimo lavoro che era stato fatto l'anno scorso, anche quest'anno hanno preso un tecnico che sicuramente sta facendo fare un buon calcio, ma permettimi soprattutto per due caratteristiche, una forte società, una fortissima società e un grande pubblico. Non c'è dubbio. Allora, andiamo a vedere invece un'altra delle cosiddette favorite, anche se l'abbiamo detto, è alle prese con una difficilissima situazione societaria. Parliamo dell'Aquila, che è andata a vincere per 2-1 a Fabriano. Grandi recriminazioni però, e non del tutto ingiustificate, da parte della formazione di casa, almeno vedendo e rivedendo le immagini, e forse le proteste di mister Fenucci alla fine della partita possono trovare riscontri dal nostro servizio. Vediamo insieme Fabriano Cerreto L'Aquila. Dopo tre sconfitte consecutive, il Fabriano Cerreto prova a risalire la china nel match casalingo contro l'ambizioso L'Aquila, che in classifica precede i fabrianesi di tre lunghezze. Sei punti nelle prime due gare per i ragazzi di Fenucci, un avvio folgorante che aveva generato facili entusiasmi. Le sconfitte con Campobasso, Castelfidardo e Recanatese, con tre reti fatte e ben sette incassate, hanno ribaltato gli scenari. Gli aquilani stazionano invece a ridosso della zona playoff, 9 punti tutti ottenuti in casa, unica squadra
squadra a punteggio pieno nelle gare interne. Manca ancora l'acuto lontano dallo stadio Italo a Concia. Per la squadra di Pierfrancesco Battistini, subentrato a Morgia a metà della scorsa stagione, è già la quarta partita contro formazioni marchigiane. Fino a questo momento vittoria contro il Monticelli, sconfitte esterne con Vispesaro e San Giustese. Dirige Galipò della sezione di Firenze, l'Aquila subito in evidenza nelle prime battute. Al terzo, su una punizione da sinistra, nasce una mischia in area fabrianese. Prova la conclusione il numero 19, Cafiero, senza fortuna. Un minuto dopo, su un disimpegno approssimativo del portiere di casa Rossi, la porta resta sguarnita, ma Valenti non ne approfitta anche per l'intervento tempestivo di Capitan Labriola. Possesso palla in mano agli aquilani, il Fabriano Cerreto si compatta dietro per poi distendersi in contropiede. Al 22esimo, interessante trama in velocità fra Zepponi e Cicino, che cerca il primo palo senza inquadrare il bersaglio. La gara non decolla, compassato il giro palla degli abruzzesi, Fabriano Cerreto bravo a contenere ma inconcludente in avanti. Al 32esimo un lampo nel grigiore di questa prima frazione, Valenti ruba palla e avanza per vie centrali, tiro potente ma non irresistibile che buca le mani di Rossi e finisce in rete. L'Aquila è in vantaggio, ha ammutolito il comunale di Fabriano. Al 40esimo Labriola finisce a terra in area aquilana, per l'arbitro Galipò non ci sono i presupposti per fischiare il calcio di rigore. Al 44esimo percussione centrale di Berardi che chiama Farroni a un difficile intervento. Sugli sviluppi dell'angolo susseguente, palla vagante in area, ma nessun giocatore rossoblu riesce a correggere in rete. Nel recupero l'Aquila sfiora il 2-0, Brenci dalla destra pennella sul secondo palo per Fabrizi, Rossi ancora una volta incerto ma salvato dal coraggioso Idromela che riesce per un soffio ad anticipare il numero 20 ospite. Intenso finale di prima frazione che riscatta una prima parte senza emozioni. Primo tempo nel complesso equilibrato, deciso dalla rete di Valenti con la grave complicità di Rossi. Dopo due minuti la ripresa, Sieno si sgancia sulla sinistra e va al tiro. La presa di Rossi questa volta è ferrea. Alza il baricentro il Fabriano Cerreto senza creare però pericoli. Al 12esimo conclusione dalla grande distanza di Boldrini, Rossi blocca in due tempi. Battistini cambia il riferimento offensivo, fuori Fabrizi, dentro il colored Ibe. Fenucci replica con Piergallini per Berardi, Fabrianesi con un 4-2-3-1 a trazione anteriore. Al 20esimo intervento distinto di Rossi su tiro ravvicinato di Luci, subentrato nel finale di primo tempo all'infortunato Pupeschi. Un minuto dopo il neo entrato Piergallini finisce in area e invoca il rigore. Di tutt'altro parere l'arbitro Galipò di Firenze che sventola il giallo per simulazione all'ex giocatore della Maceratese. Spazi golosi per i rossoblu ospiti. Al 23esimo Ibe appoggia per Valenti che manca il controllo decisivo a pochi passi dalla porta. Al 32esimo Ibe, davvero dirompente il suo ingresso nella partita, finisce a terra in area di rigore. Contatto leggero ma per l'arbitro questa volta è calcio di rigore. Va sul dischetto Boldrini che supera Rossi per il 2-0 aquilano. Boldrini sempre più capocannoniere del team di Battistini con 5 reti. Un centrocampista avanzato che aveva già mostrato le sue capacità realizzative con Viterbese e Lupa Castelli Romani. Per la squadra di Fenucci una mazzata terribile, l'Aquila impacchetta il vantaggio senza correre pericoli. Al 91esimo il rosso diretto a Boucher, entrato da appena 3 minuti, scombussola i piani di Battistini. Nel terzo dei 6 minuti di recupero, una punizione da dente di Sassaroli, entrato anche lui nella ripresa, sorprende Farroni, confermando il pomeriggio poco felice dei portieri. Il Fabriano Cerreto culla per qualche istante il sogno di un miracoloso recupero, ma il punteggio resta inchiodato sul 2-1 per l'Aquila, che espugna il comunale di Fabriano mettendo in cascina i primi punti esterni della stagione. Vittoria non lampante, ma nel complesso meritata per la squadra di Battistini, che alimenta i disegni di alta classifica degli abruzzesi, eliminati lo scorso anno da Rieti negli spareggi per la promozione in Lega Pro. Per il Fabriano Cerreto quarto stop consecutivo, momento delicato per i cartai che dopo un inizio favoloso assaggiano la dura realtà della Serie D. Tra errori individuali ed episodi sfavorevoli, anche di carattere arbitrale, niente gira per il verso giusto. Mister Fenucci, ci avete provato fino al termine, però è un periodo davvero dove gira tutto storto tra episodi, errori di gioventù, qualche discussione anche arbitrale. Sì, hai detto bene, c'è un po' di tutto nella tua analisi in una frase. Sono amareggiato, non è che me ne va di aggiungere tanto altro, però è vero, abbiamo purtroppo pagato carissimo un errore al primo neanche tiro in porta dell'Aquila, al primo mezzo tiro, purtroppo succede così, sbaglia un attaccante e si rimane 0-0, sbaglia magari un portiere giovane che non ha nessuna responsabilità perché alla fine l'ho messo in campo io e quindi era giusto che giocasse, secondo me, e andiamo sotto. Purtroppo il morale poi va giù perché perdi da qualche partita,
È vero che abbiamo 6 punti, ma è vero anche che nelle ultime partite abbiamo perso. Poi dopo, come hai detto tu, secondo me l'arbitro è stato, non mi va di usare un altro termine, è stato vergognoso, perché sinceramente il rigore accordato all'Aquila è stato veramente ridicolo, soprattutto perché non ha dato un rigore solare sulla Briola il primo tempo e un altro che a me sembrava rigore su Piergallini. Dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare a stare insieme, a stare in campo, a provare le cose, a migliorare, e bisogna credere in quello che si fa, come si sta facendo. I ragazzi anche oggi fino al 95esimo ci hanno messo tutto e hanno sfiorato il pareggio anche alla fine. È chiaro che poi quando vai 2-0 sotto diventa complicata e mi dispiace soprattutto per loro, perché comunque ci danno dentro. Rispetto alle partite che abbiamo fatto in trasferta a Pesaro e soprattutto a San Giusto, questa non lo è parente dal punto di vista della spettacolarità, ma non lo permetteva né nel campo, che è bello ma un po' irregolare per il tipo di gioco che facciamo noi, e anche l'avversario di spessore, di valore, con tanti giocatori importanti, che ovviamente era ferito nell'orgoglio, lo sapevamo che voleva una prestazione anche di cuore e l'ha fatta, quindi sono punti importantissimi, ci ripagano di tanti sacrifici che stiamo facendo in questo momento, soprattutto in rapporto alle difficoltà societarie che stiamo vivendo, però siamo contenti di questa vittoria. Questa vittoria che vi porta sempre più in alto in classifica, comincia a guardarla questa classifica oppure resta prudente? No, noi abbiamo dei campionati diversi in questo momento da combattere, non noi, perché noi giochiamo sul campo, però e ovviamente c'è la società che deve trovare una quadra per poter mettersi a posto finalmente. Il passaggio di quote, sappiamo tutti, ne è avvenuto al 30 settembre, quindi ci auguriamo che la cosa succeda presto. Noi stiamo facendo il massimo per aiutare anche chi deve entrare, chi deve lasciare, insomma, a fare le cose in tranquillità col campo. Non era scontato, ve lo assicuro, anche in virtù delle difficoltà tecniche abbiamo subito con l'infortunio Ranelli di Iulis, quindi la classifica ci penseremo successivamente, se avremo raggiunto quella tranquillità societaria che ci permette di lavorare tutti quanti meglio. Chi ci segue sa che in genere non parliamo molto degli arbitraggi, nel senso che facciamo anche fatica per motivi di tempo ad analizzare i singoli episodi, va detto, però lo registriamo proprio da cronisti, che dopo 6 giornate è un peana di lamentele nei confronti delle direzioni arbitrali. Tu ti sei ripromesso di non parlarne più, non scendiamo nei singoli episodi, ma c'è uno scadimento del livello arbitrale in generale, questo lo possiamo dire da addetti ai lavori, credo. Sì, io sinceramente, come hai detto, mi ero ripromesso di non parlarne più, perché soprattutto nelle prime partite le situazioni sono state molto pesanti, come avvengono e come abbiamo visto dalle ultime immagini anche per altri colleghi, quindi li capisco benissimo, capisco quello che provano. E il livello è sceso tantissimo, perché vengono fatte delle scelte a volte scellerate come quelle che abbiamo visto, vengono date con facilità rigori inesistenti, non vengono fischiati i falli quando devono essere fischiati o il contrario. Guarda, io credo, siccome sono un positivo, non credo nella malafede, non ci ho mai creduto, credo proprio che sia incapacità e incompetenza. E ho iniziato a capire anche un pochino il famoso discorso della Serie A quando si parlava della famosa Juventus o meno. Io credo anche che ci sia veramente questa, chiamiamo così, nel piccolo questa dipendenza psicologica. Cioè, noi che giochiamo contro l'Aquila, nel campo dell'Aquila, è chiaro che se giochi contro il campo basso, cioè, io noto che gli arbitri in qualche modo, cioè Monticelli contro campo basso, Monticelli contro l'Aquila, in qualche modo sono condizionati e fanno degli errori proprio, quindi questa è una cosa antipatica. Sinceramente non so come vengono scelti questi arbitri, perché vedo che arrivano da tutte le regioni e, caso strano, ad esempio noi contro il campo basso fummo arbitrati da un arbitro di Termoli, quando invece veniamo arbitrati da arbitri che vengono dalle Puglie, dalle Toscana, quindi questa cosa pure fu stranissima. Non so neanche se c'è qualcuno che li viene a vedere, sicuramente non ho visto arbitri di qualità fino ad oggi, anzi ho visto arbitri di pochissima qualità, tra l'altro molto attenti alle stupidaggini, cioè per loro è importante l'area tecnica, per loro è importante, cioè, non c'è neanche rapporto, non c'è molta dittatura, a volte si diceva, uno cerca sempre di leggere le situazioni più importanti con gli arbitri di Serie A, ci deve essere più scambio, più rapporto, più colloquio,
non esiste colloquio, non esiste niente, quindi sai solo che tra l'altro, qui lo dico anche ai miei colleghi, perché ci abbiamo tutti da rimetterci, quindi purtroppo dobbiamo fare il nostro e far finta che non esistono, però purtroppo esistono e a volte condizionano i risultati delle partite. Sara, se abbiamo altri messaggi? Sì, ancora messaggi. Vecchia guardia, non ci resta che fare il tifo per il Bassano, Beppe Maggi, uno di noi. Poi ancora tanti messaggi da Castelfidardo. I tifosi vivono questo bel momento della squadra. Forza Castello, animo biancoverdi, ancora Forza Castelfidardo. Grazie ragazzi, Minella è nazionale, lasciateci sognare. E poi ancora, Malavista non era già in Serie B, sempre Forza Jesina. Allora, beh, Castelfidardo, quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, insomma, un grandissimo bilancio per la formazione di Mister Vagnoni. Parliamo però di questo Monticelli che ormai sta diventando quasi un habitué di questa categoria, è la terza stagione, ricorderete la prima sofferta, i play-out contro l'Isernia, che comunque la formazione di Nico Stallone è riuscita a portare a casa positivamente, la splendida stagione scorsa, un campionato che Nico, no, 47 punti, settimo posto in classifica, Negro e Pedalino, una coppia da gol addirittura eccezionali, 22 reti in due, accarezzare addirittura il sogno playoff. Ecco, però ti chiedo, in che cosa è diversa questa squadra dalle altre due che hai avuto in questa categoria? Se è diversa in qualcosa, anche se la filosofia forse è rimasta più o meno la stessa. Guarda, noi quest'anno eravamo ripartiti da un progetto abbastanza, se vogliamo chiamare così, pensato facile, poi i fatti purtroppo non ci hanno dato ragione. Eravamo ripartiti dalla stessa difesa dell'anno scorso, che era stata la terza difesa migliore del campionato. Purtroppo sono capitati talmente tanti infortuni che abbiamo giocato, noi giochiamo solitamente con 5 giocatori dietro, o se vogliamo 3 che poi diventano 5 a seconda della situazione, e di questi ne hanno giocato solamente 2 dei 5 con alternanze continue. Era il punto fermo da dove partivamo, quindi questo ci è stato rimesso tutto in discussione. Invece tutto quello che era, diciamo, la parte offensiva che ci ha fatto sorridere tanto l'anno scorso, quest'anno l'avevamo ringiovanita di tanto, avevamo dato molta fiducia a dei giovani promettenti dove la società aveva fatto degli investimenti e dove invece di fare quello che in questi anni è andata molto bene, basta parlare di Petrucci e Iotti, che voglio dire sono gli esempi più E eclatanti, ma dello stanno stesso facendo, Nico, un campionato strepitoso, strepitoso. affermo. O Strepitoso. nello stesso tempo, come dicevi tu, di Negro, di Giovannini, ragazzi che hanno trovato a Monticelli la capacità di realizzare i loro sogni, le loro ambizioni, grazie alle loro qualità, che noi siamo stati bravi, se vogliamo, ad esaltare. E oggi è un piacere, io sono orgoglioso, li saluto. E sono orgoglioso del grande campionato che stanno facendo perché è motivo di soddisfazione sia mia personale come allenatore, per il bene che gli voglio, ma anche per il Monticelli che dimostra di essere un piccolo laboratorio dove chi ha bisogno di recuperare, di riemergere, trova a Monticelli l'ambiente giusto per raggiungere certi risultati. Allora dicevo, la società, visto che in questi anni ha valorizzato dei giocatori che poi sono andati a fare fortune da altre parti, dove però la società non ne ha guadagnato niente, quest'anno ha cercato su dei giovani di fare degli investimenti dicendo se il laboratorio funziona, questi giovani saranno del Monticelli e quindi il Monticelli inizia ad avere un suo percorso anche più importante. Sono giovani e quindi ci stiamo lavorando, ancora non stanno dando quello che ci aspettiamo da loro. È anche vero il contrario, quello che dicevo prima, che noi abbiamo avuto 10 infortuni, quindi fino ad oggi la squadra non ha trovato ancora il suo giusto equilibrio. Credo che il Monticelli ancora vero si debba vedere, anche se il DNA rimane sempre lo stesso, però ancora ci vuole un po' di tempo per vedere il vero Monticelli e quindi per vedere probabilmente qualcosa che in questi anni siamo stati capaci di fare. Questo a livello tecnico, Francesco Castelli, a livello societario, ricordo che un paio d'anni fa dicevate dobbiamo strutturarci un po' a livello di organigramma societario. Adesso con la presidenza di Palatroni ho visto che l'organigramma è sicuramente diverso rispetto a qualche stagione fa. Sì, sicuramente. Noi abbiamo fatto la trasformazione della società da associazione sportiva a società sportiva a responsabilità limitata. Praticamente da qualche mese siamo 12 soci, Palatroni, Piero Palatroni è amministratore unico e gli altri soci tutti in egual misura. E questa è la base da dove siamo ripartiti quest'anno. Stiamo ancora cercando di allargarci perché è un campionato molto dispendioso a livello economico, anche se noi il nostro budget è sicuramente uno dei più, diciamo, più limitati. E stiamo cercando ancora, ci stiamo allargando anche in Abruzzo, qualche socio abruzzese è entrato, qualcuno sta entrando.
anche perché Ascoli è satura, la pubblicità ad Ascoli per esempio la prende tutta l'Ascoli Picchio, quindi noi rimangono le briciole, quindi facciamo anche un po' fatica. Quindi. Poi della situazione ascolana che accennavamo anche prima della trasmissione, volevo parlarne un attimo più approfonditamente. Un'occhiata anche alle statistiche del nostro collaboratore Giuseppe Stulzini, si segna alla media di 2,3 gol a partita, 71 i giocatori andati a segno, Minella il capocannoniere con 6 reti, il capocannoniere under, questo interessantissimo Montagnoli del Castelfidardo, 4 reti, le squadre che hanno mandato più giocatori in gol, Francavilla 8, Fabriano Cerreta e Matelica 6, sono stati schierati 357 giocatori e Nico, siete in testa come squadra che ha schierato più giocatori, 24, ma il motivo l'ha già detto, insomma le squalifiche vi hanno massacrato e quindi sei stato costretto ad attingere un po' a tutta la rossa a tua disposizione, 23 il Francavilla, 22 l'Avezzano, mentre chi ha schierato meno giocatori di tutti è stato il Fabriano Cerreto, fino a questo momento 16, le squadre che hanno schierato più giocatori under, Avezzano e Monticelli con 12 per il motivo che abbiamo detto in precedenza. E andiamo a vedere invece la vittoria dell'Avezzano a Monte San Giusto, attenzione anche all'Avezzano, la classifica l'abbiamo detto più volte, no Nico? È veramente, esatto, è veramente ingannevole, una squadra che era partita, non dico con i favori del pronostico, ma quasi. Sì, diciamo che anche lì abbiamo trovato una situazione forse opposta a quella dell'Aquila che sta succedendo adesso, nel senso che ambiente molto caldo, molto, con un presidente molto ambizioso, con la voglia di vincere subito, però nel giro di un mese ha mandato via 3 allenatori, quindi ha rifatto la squadra sulla squadra e chiaramente ne ha pagato secondo me le conseguenze in questa partenza un pochettino lenta, però mi permetto di dire, visto che li abbiamo già affrontati, è una squadra che uscirà fuori sicuramente, sia perché voglio dire Giampaolo, il fratello del Giampaolo più famoso sotto il profilo di allenatore, perché sennò come calciatore era stato più bravo lui. Sì, Federico era più bravo, Marco è stato un giocatore un po' mediocre, dai. Però sia che Federico che è un bravo tecnico, ma soprattutto perché ha dei giocatori di spessore e di importanza, quindi questi giocatori, tra tutti Dos Santos come sappiamo, che 2 anni fa fu probabilmente il miglior attaccante della nostra categoria, sicuramente mi sembra che oggi proprio abbia segnato, sia tornato al gol, e quindi è la dimostrazione che con un po' di tempo questa squadra, se avrà il presidente più tranquillo, sicuramente riuscirà a risalire la china e sarà tra quelli che lotteranno per i playoff. Vediamo il servizio da Monte San Giusto. L'Avezzano espugna il comunale di Villa San Filippo superando per 2-1 la San Giustese al termine di una gara combattuta e piacevole in cui le due squadre hanno mostrato in diverse occasioni anche spezzoni di bel calcio. Prima vittoria per la formazione abruzzese in questo campionato e seconda sconfitta di fila per la San Giustese che dopo lo stop di San Marino incappa anche nella prima sconfitta tra le mura amiche. Indisponibilità Scini e Usai, Senigalliesi porta in panchina il neoacquisto Moretti presentando un 4-2-3-1 con Chiodini tra i pali, Marfella e Sant'Agata esterni di difesa e Patrizia De Noa al centro, Camillucci e Perfetti in mediana con Moccia che dire la ringe alle spalle di Antenucci, punta centrale. Il tecnico ospite Giampaolo per trovare la prima vittoria della stagione si affida all'ex rosso-blu Fanti in porta, Besana, Menna, Tariuk e Lombardo sulla linea di difesa, Persi e Biancardi a centrocampo con Deramo e Pellecchia sulle fasce e Cerone ad agire dietro il centravanti Dos Santos. Arbitra Petrella di Viterbo, passano appena 90 secondi e la San Giustese rischia grosso. Dopo aver lavorato un buon pallone sulla tre quarti, Cerone trova il filtrante che libera Deramo solo davanti a Chiodini, ma il numero 11 biancoverde si divora l'occasione calciando alto. I ritmi non sono alti e l'Avezzano pare voler prendere il controllo delle operazioni a centrocampo, ma la squadra di Senigalliesi si fa viva in avanti all'11esimo. Moccia mette a terra con un ottimo controllo, un bel invito dalla sinistra, ma il suo tiro dai 20 metri si spegne al lato senza procurare brividi. La partita è equilibrata con i ragazzi di Giampaolo, più manovrieri e la squadra di casa che riparte con grande rapidità, ma le due difese non lasciano varchi e così si arriva a metà tempo per vedere una conclusione degna di nota con l'insidioso tentativo dal limite di Persia che costringe Chiodini ad alzare in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la San Giustese riesce a ripartire e Capitan Menna è costretto al fallo tattico prendendosi il primo giallo della gara. Prova a premere ancora la formazione bianco-verde al 27esimo, un'azione insistita porta al tiro per 3 volte gli avanti ospiti con Chiodini che alla fine sbroglia. 2 minuti più tardi è Pellecchia che si accentra alla destra e prova la botta da lontano col sinistro, pallone al lato non di molto. Sembra essere un buon momento per l'Avezzano che invece, superata la mezz'ora, subisce il gol dell'1-0. È il 32esimo sul corner dalla destra di Moccia indirizzato verso il secondo palo, sbuca Patrizi che di testa colpisce bene ed infila il pallone nell'angolo opposto per il vantaggio rosso-blu.
La San Giustese ha anche l'opportunità di raddoppiare subito dopo, ma che dire, col sinistro calcia sporco e non inquadra la porta. L'Avezzano si riaffaccia in avanti un minuto più tardi, ma Dos Santos manda oltre la traversa il suggerimento di Pellecchia. Gli abruzzesi spingono e al 39esimo protesta l'Avezzano per un man in aria su una conclusione al volo di Cerone. Petrella lascia correre dopo la conclusione alta di Bianciardi. Dos Santos continua a recriminare verso il direttore di gara che lo ammonisce. L'attaccante biancoverde impensierisce ancora la difesa di casa prima al 42esimo quando Sant'Adagata gli regala il pallone e lo manda al tiro, contrastato dalla difesa rossoblu che si rifugia così in angolo. Poco dopo viene steso al limite da Patrizi, ma la punizione di Pellecchia, deviata dalla barriera, è neutralizzata da Chiodini. Poco prima del riposo, Moccia, dopo aver vinto un rimpallo, riesce a presentarsi in area e prova a mettere in mezzo, ma viene chiuso in corner, che però non verrà battuto perché Petrella manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo. Al ritorno in campo non ci sono cambi nelle due squadre e la sfida continua sulla falsa riga della prima frazione, ma stavolta a rendersi pericolosi per primi sono i padroni di casa per due volte, sempre con il proprio attaccante Antenucci, che al 51esimo gira in porta di prima intenzione con un forte destro da dentro l'area e un cross dalla destra. Fanti risponde da campione deviando in angolo ed un minuto più tardi è ancora lui a seminare il panico in area bianco-verde prima di essere chiuso in angolo al momento del tiro. La San Giustese sembra riuscire a controllare la gara, ma da un errore in disimpegno e la difesa rossoblu nasce il gol del pari dell'Avezzano. È il 58esimo e dopo aver recuperato palla, la squadra biancoverde imposta una bella manovra che con una serie di rapidi scambi nei pressi dell'area libera l'inserimento dalla sinistra di Deramo, che è servito alla perfezione stavolta non sbaglia, infilando con un diagonale di piatto rasoterra l'angolo opposto dove Chiodini non può arrivare. L'Avezzano va anche vicino a ribaltare subito l'incontro con Dos Santos, che dalla distanza costringe l'estremo difensore rossoblu agli straordinari per deviare in tuffo la forte conclusione indirizzata verso l'angolino. La San Giustese ha la possibilità di riportarsi in vantaggio al 62esimo, ma il doppio intervento di Fanti, che prima ribatte la conclusione di Kedira e poi si supera respingendo anche il tentativo di tap-in di Antenucci, salva l'Avezzano che trova il gol del vantaggio al 64esimo quando imposta ancora una splendida manovra che permette a Deramo di pennellare al fondo un cross preciso per la testa di Dos Santos, che a centro area stacca più in alto di tutti e schiaccia in rete il pallone del 2-1. Senigalliesi poco dopo al 68esimo inserisce Calamita per Moccia spostando Marfella più avanti e 5 minuti più tardi fa entrare Preusmans per Antenucci cercando di trovare Varchi in un'area ospite nel tentativo di pervenire al pareggio. Al 77esimo però Kedira non approfitta di un'indecisione della difesa e viene anticipato dall'uscita di Fanti. L'Avezzano si rende ancora pericoloso in contropiede al 79esimo, Deramo salta tutti e cerca il diagonale, ma Chiodini si allunga e mette in angolo. La spinta dei rossoblu non produce occasioni, nonostante Senigalliesi le tenti tutte, spedendo in campo anche Moretti per Marfella e Scognamiglio per Camillucci. Dall'altra parte Giampaolo si limita a puntellare la sua squadra con Cesai e Branicchi a cui fanno spazio Bianciardi e Dos Santos, ed il piano funziona perché nonostante 5 minuti di recupero Fanti non corre altri rischi e al triplice fischio finale a far festa sono i giocatori biancoverdi. A fine gara ai nostri microfoni le impressioni dei due tecnici. Siamo partiti con qualche disattenzione, poi pian pianino siamo cresciuti e gestivamo bene la partita fino al momento del vantaggio. Poi abbiamo avuto anche altre occasioni onestamente per poter raddoppiare, le abbiamo sbagliate. Poi abbiamo fatto degli errori troppo banali sui due gol, il primo è clamoroso, il secondo quasi, e abbiamo pagato. Poi abbiamo tentato anche di recuperare, ma non era facile, anche perché loro si erano chiusi tantissimo e era diventato difficilissimo trovare degli spazi. È andata così, dobbiamo migliorare sui particolari e sulle attenzioni che fanno la differenza in questo campionato. La prestazione di Antenucci comunque ci è sembrata sufficiente, però comunque il peso di un attaccante in avanti forse manca. Ma in questo momento sarebbe facile trovare delle scuse di questo genere. Io credo che chi non c'è hanno sempre ragione. Dovevamo fare di più con quelli che avevamo, sono sufficienti, sono bravi. Abbiamo sbagliato con quelli che c'erano, quelli che non c'erano non contano nulla. Per noi era una partita importantissima, siamo riusciti a vincere nonostante che siamo andati sotto il primo tempo 1-0 dove abbiamo avuto diverse occasioni. Poi siamo stati bravi a crederci nel secondo tempo, alla fine abbiamo sofferto perché c'è stata la pressione della San Giustese.
però penso che il risultato sia giusto per quello che si è visto in campo. Per noi era fondamentale un periodo, diciamo tra virgolette, sfortunato, e oggi abbiamo fatto una grande prestazione con una squadra di tutto rispetto. Ancora qualche messaggio. Simone Boccioletti ci scrive: arbitro scandaloso, Tiozzo dice solo fesserie, se deve vincere il Matelica che lo dicano. E ancora Cacioli: ci rivediamo a Matelica e impara l'educazione. Grande Matelica, anche se oggi abbiamo perso 2 punti, rimane una prova di maturità che dimostra che la squadra può lottare per la promozione. Da Pietro Costantini. Ancora: buonasera, la Vis doveva giocare in 9, l'arbitro è stato scandaloso, forza Matelica. Oggi ho visto un gran Matelica, il secondo tempo sempre forza Matelica. Da Alex. E ancora: che cosa è successo oggi alla San Giustese? Ci chiede un telespettatore. Abbiamo visto le immagini, spero che abbia chiarito insomma i dubbi del nostro telespettatore. Di certo, come dicevamo con Nico Stallone, l'avversario, al di là della classifica che è ancora mediocre, è sicuramente un signor avversario destinato fatalmente, a nostro avviso, a risalire la china. Volevo chiedere a Nico anche che c'è questo Monticelli che in Coppa Italia sta facendo non bene ma benissimo. C'è stata questa mezza impresa o impresa in settimana all'Aquila, vittoria per 3-2. Monticelli che accede ai 16esimi di questa competizione, potrebbe diventare un traguardo su cui puntare, anche se poi è fine a se stesso, oppure meglio non distrarsi troppo, Nico, dal campionato? Meglio non distrarsi troppo dal campionato. No, purtroppo. Immaginavo la risposta. Purtroppo è un peccato, perché io credo che, vabbè, ho un'idea tutta mia, secondo me si dovrebbe rivedere il discorso della Coppa Italia. Chi vince la Coppa Italia secondo me meriterebbe di salire di categoria, allora gli si dà un'importanza, perché è una Coppa per tutte le squadre, 164 di Serie D di tutto il territorio italiano, meriterebbe una situazione del genere. Io rivedrei anche il discorso dei playoff, secondo me è assurdo che nei playoff, chi vince i playoff, il pagamento, 600.000 euro, quello che possa essere, cose secondo me allucinanti. Sarebbe bello anche lì che si facesse tipo per la Lega Pro, che le vincenti dei vari playoff si scontrassero tra di loro e poi, voglio dire, si trovasse la formula che le prime due che arrivano insieme a quella Coppa Italia siano tre e andassero in Lega Pro. Cioè, così secondo me è troppo riduttivo per una Serie D che è diventata la quarta serie, non c'è più la C2, lo ricordiamo, ci sono città importanti, ci sono investimenti importanti, ci sono giocatori importanti, ci sono città importanti. Credo che sia assurdo non dare la possibilità di poter avere degli sviluppi sia ai playoff che a Coppa Italia. Perdono di valore e perdono di vista un campionato. Tra l'altro, tutti i campionati, i playoff vengono premiati. Mi sembra assurdo che in questo campionato sia l'unico campionato dove non c'è premiazione di questo. E anche la Coppa, perché già in eccellenza la situazione cambia. Io ricordo, poi non lo dico più, una decina d'anni fa, si fecero dei playoff lunghissimi, terminarono il 10 giugno, lo vinse il Casale e il Casale non fu ripescato. L'unico premio che dettero a questa povera società, che poi è fallita, gloriosa, anche con uno scudetto sulle maglie, fu quello di non pagare la tassa di iscrizione al campionato interregionale. Poverini, terminarono il 10 luglio e non ebbero diritto assolutamente a nulla, se non a questo piccolo premio che, se io fossi stato un dirigente del Casale, avrei rimandato indietro, perché sa quasi di presa in giro. Questo è il mio. Ma questi sono quei momenti in cui mi piacerebbe comandare. Sì. No, beh, in effetti sì, bisogna anche relativamente alla Coppa Italia, no? Poi uno ci mette uno spirito diverso se sa che alla fine, anche se il traguardo è lontanissimo, però c'è un obiettivo da rincorrere, che è fondamentale, come per la Coppa Italia di eccellenza, d'altronde, che dà diritto alla promozione in Serie D. Ma purtroppo, vabbè, il discorso sarebbe anche troppo lungo, se vogliamo. Uno sguardo generale a questo campionato, ecco, possiamo dire, Castelli, che a differenza dell'anno scorso, dove la Fermana a Natale ha preso il volo e nella parte bassa della classifica, un po' il fallimento del Chieti, ma c'era una voragine tra le ultime e il gruppone di centro classifica, invece quest'anno non vediamo il padrone e non vediamo nemmeno le squadre Materasso. Sintetizzando, dopo 6 giornate potremmo anche farlo. Un campionato abbastanza equilibrato dal mio punto di vista, fatta eccezione per le squadre che abbiamo detto, che hanno qualcosa in più degli altri, però le altre possono lottare tutte tra di loro per tirarsi fuori dai guai, diciamo. Però la sensazione è che non ci sia un grande distacco, no, Nico, tra... Il livello sicuramente è cresciuto, il livello è cresciuto, si vedono tantissimi giocatori che sono scesi dalla Serie C alla Lega Pro.
Il livello è cresciuto molto, secondo me, c'è molto più livellamento verso l'alto, c'è molto più equilibrio, sarà forse tra di quello degli ultimi anni il campionato più difficile in assoluto, soprattutto per la coda. E credo che comunque si creeranno due tronconi di classifica per forza, perché le prime 6-7 squadre che abbiamo detto hanno qualcosa in più, sono tutte squadre strutturate, e le altre invece, le 9-10, diciamo che dovranno lottare per un posto di tranquillità. Come hai detto tu oggi, dire chi è messo peggio, tralasciando la classifica attuale che ci vede anche protagonisti in negativo di questa situazione, però la vedo difficile, cioè non ci sono squadre al di là che poi, ad esempio, gli stessi Nero Stellati, perché hanno fatto questa partita stranissima con il Francavilla che persero per 7 gol, poi adesso hanno trovato già 2 pareggi consecutivi. Questa è dimostrazione che la squadra inizia a essere solide, ogni partita è difficile. Abbiamo visto il Fabriano Cerreto, la stessa San Giustese, che sono partite alla grande, adesso vengono già da 2 sconfitte consecutive. È dura per tutti, quest'anno sarà dura veramente per tutti, però sappiamo tutti che il girone di ritorno è un altro campionato. E questo lo insegna l'esperienza. Allora andiamo a vedere proprio questo 0-0 tra Monticelli e San Marino, poi ovviamente i tifosi del Castelfidardo che ci stanno tempestando di messaggi, diciamo, di stare tranquilli perché sta arrivando il servizio da Francavilla, quindi lo vedremo tra non molto, insomma, probabilmente se riusciamo dopo la pausa pubblicitaria. Intanto andiamo a vedere questo 0-0 con una premiazione particolare, Castelli, lo vogliamo dire, per Sosi, che è una vostra bandiera, no? Sì, il nostro capitano oggi ha fatto le 100 partite con la nostra squadra e l'ascesa del Monticelli è partita anche da lui. Quando è arrivato il primo anno, mi ricordo che facevamo la promozione e ci ha portati fino a 2 salvezze in Serie D, quindi il giusto riconoscimento per quello che ha fatto per noi. Oltre ad essere un ottimo giocatore, è il mio capitano, è un capitano a tutti gli effetti e mi sento di dire che è un grande uomo, e certi risultati come i miracoli del Monticelli quest'anno avvengono al piacere di avere nelle proprie file e poter allenare uomini come Mauro Sosi, che ti permettono di raggiungere traguardi così importanti. Allora, vediamo Monticelli San Marino, ovviamente non c'è l'intervista a Nico perché lo abbiamo qui, ma abbiamo l'intervista ovviamente al tecnico della formazione sammarinese, vediamo. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Scoprilo in concessionaria. Suzuki. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Monticelli e San Marino si sfidano allo stadio comunale di Castel di Lama per la 6ª giornata andata del campionato di Serie D, girone F. Stretta di mano tra i due capitani, Mauro Sosi, che festeggia le 100 presenze in maglia bianca-azzurra e che torna dopo una squalifica di 3 giornate, Manolo Pestrin, classe 78, regista dei biancazzurri del San Marino, per lui un passato anche nell'Ascoli Calcio. In avvio proprio il San Marino con questa zampata col destro di Zuppardo, si salva in corner il portiere del Monticelli, Marani. Ancora in avanti gli ospiti, guidati oggi in panchina da Gidagi, traversone della sinistra, rischia la torete Terrenzio, poi il tocco col destro di Candolfi di pochissimo al lato. Si fa vedere in avanti anche il Monticelli, Bracciatelli per Pedalino che allarga sulla destra per un attivissimo Fazzini, parte un cross interessante, non ci arriva sul secondo palo in spaccata, Petra Rulo, centravanti, classe 98, una chance su calcio piazzato per Guerra, va lui col sinistro, smanaccia sopra la traversa, fall, estremo difensore senegalese, classe 97. Torna in avanti il San Marino sempre con Zuppardo. Alla conclusione va Pestrin col destro secco di pochissimo al lato, vicino al gol. L'ex Ascoli e Salernitana si passa al secondo tempo, ancora 0 gol a Castel di Lama, partita piuttosto bloccata. Bracciatelli, un traversone al bacio per Pedalino, la deviazione aerea. Pallone di poco sul fondo, c'è corner per i padroni di casa, torna in avanti il San Marino.
la conclusione di Candolfi bloccata da Marani. Pestrin a campanile in area di rigore, c'è Zekiri entrato nel secondo tempo, serie dribbling, conclusione col destro, non c'entra di pochissimo lo specchio della porta, il numero 24 biancazzurro, sempre gli ospiti, destro da fuori di Gadda che termina di poco a lato, torna in avanti il Monticelli, corner di Guerra, smanaccia fall, poi bontà di testa vicinissimo al gol del vantaggio, punizione dalla sinistra di Pestrin, con i pugni è attento e allontana Marani, portiere classe 95, bontà, allarga sulla destra per Cocchieri che vede e serve Ninte, entrato nel secondo tempo, lato corto dell'area, tiro col mancino, deviazione provvidenziale di un difensore del San Marino, Zekiri all'argento vivo addosso, l'imbucata per Candolfi, capisce tutto Marani, siamo nei minuti finali, sempre Zekiri, vivacissimo sull'out di sinistra, il tocco per Conti, destro secco, Marani dice no, termina a reti bianche a Casteldilama con il Monticelli che deve rinviare nuovamente l'appuntamento con la vittoria, sono ora 3 i punti in classifica per gli ascolani. Il San Marino sale invece a quota 8 in classifica. Mister, è arrivato un buon pareggio in casa di un avversario ostico come il Monticelli. Se anche lo stesso discorso che abbiamo fatto con Mister Stallone, è mancato qualcosa, è mancato anche a voi qualcosa negli ultimi 20 metri, una spinta in più, il tocco decisivo. Sì, ci abbiamo provato, il Monticelli sapevamo che è una squadra che sa ricompattarsi, si organizza, molto bravi sulle seconde palle e non siamo riusciti noi poi a sfruttare, soprattutto nel finale di gara, le occasioni che abbiamo avuto, del resto comunque sapevamo di affrontare una partita molto difficile, loro sono una squadra comunque che sta concentrata per tutta la partita e tende a coprire bene gli spazi. Quando siamo riusciti ad arrivare alla conclusione non siamo poi riusciti a sfruttarle al meglio, prendiamo quello di buono che abbiamo fatto e ricominciamo a lavorare poi da martedì. Oggi avete dimostrato soprattutto solidità in difesa, giocando così dove può arrivare questo San Marino? Noi puntiamo sempre al massimo, noi ogni partita sembra scontato dirlo ma giochiamo per vincere, quindi ripeto, prendiamo le cose positive, cercheremo di migliorare lì dove possiamo migliorare e poi sarà il campionato a dire cosa potremo fare. Allora, rientriamo in studio, abbiamo tantissimi servizi da proporvi, il prossimo sarà relativo proprio a questa vittoria fondamentale, molto bella del Castelfidardo sul campo di Francavilla. Prima di dare la linea a Sara, volevo affrontare con Francesco Castelli anche un discorso che abbiamo accennato prima della trasmissione, perché pensavo, Francesco, tra me e me, Ascoli Picchio in Serie B, voi in Serie D, Ciabino in Eccellenza, GROS in promozione. Verrebbe da dire, considerata la miseria che c'è in altre piazze, troppa grazia ad Ascoli, che in fondo è una cittadina di 50.000 persone. Troppa fame di calcio. Ragazzi. Non sarebbe il caso di aggregarsi, unirsi, fondersi? Ho sempre detto agli altri, a qualche imprenditore che ha una di queste squadre, di stare insieme, di fare una cosa insieme a noi. Per ora non se ne fa niente. Speriamo che in futuro magari si possa unire le forze e fare una bella squadra di Serie D. Tu sai, Nico, che per esempio io ho sempre detto, secondo me ad Ascoli, che comunque è una piazza che un po' conosco, c'è spazio per una seconda squadra di peso che possa fare un campionato importante, no? Ma guarda, però bisogna che ci siano sinergie maggiori. L'analisi che hai fatto tu di avere promozione, eccellenza, Serie D e Serie B in una città di 50.000 abitanti dimostra come questa città abbia delle potenzialità e una cultura calcistica superiore a qualsiasi altra città di provincia o dello stesso numero di abitanti. È un'eccezione nel panorama italiano una situazione del genere. È chiaro che, come sempre, certe una cultura, una storia non andrebbe dispersa, ma come dovrebbe essere nella vita, piuttosto che continuare a dividersi e a sperperare le forze, bisognerebbe cercare di unirsi per cercare di creare una realtà che tra l'altro non sarebbe la seconda squadra di Ascoli, ma secondo me dovrebbe essere, come ho detto più volte, una costola dell'Ascoli Picchio, e quindi una figlia minore che chiaramente può rappresentare tutto il calcio dilettantistico e potrebbe essere un valore aggiunto sia per l'eventuale seconda squadra sia per l'Ascoli Picchio. Allora, vediamo un attimo il prossimo turno della Serie D Girone F, si giocherà domenica 15 ottobre, ci sono alcune partite molto interessanti, soprattutto il derby Jesina-Vispesole e la trasferta del Castellano.
Castelfidardo all'Aquila. Comunque questo è il quadro completo, avremo Avezzano, Olimpia Agnonese, Campobasso, San Nicolò, Jesina Vispesaro, l'Aquila Castelfidardo, Matelica Nerostellati, Pineto, San Giustese, Recanatese, Francavilla, San Marino, Fabriano Cerreto e Vastese Monticelli, confermando quello che diceva Nico, insomma, che questo calendario è impietoso all'inizio per la sua formazione, perché anche la Vastese è una squadra rognosissima, oggi è andata a vincere in trasferta per 2-1 sul campo del San Nicolò. Poco da aggiungere, no? Vasto è un altro di quei campi caldi. Noi dopo Vasto avremo così incontro con il Pineto e poi con la Vispesaro, e credo che concludiamo il ciclo terribile, e a quel punto cercheremo di fare più punti possibili delle 8 partite che rimangono. Certo, la Vista si troverà pane per i suoi denti, assolutamente. Allora Sara, se abbiamo altri messaggi possiamo continuare a leggerli. Sì, ancora tanti messaggi. Grazie mister Stallone per le parole sulla Jesina, ci ha fatto ricordare momenti indimenticabili da parte di un tifoso della Jesina. Ti aspettiamo ai Chiesi come allenatore. Poi un telespettatore da Pesaro: fate rivedere l'espulsione del giocatore della Vispesaro, ovviamente. La Vis è già in Serie B, per adesso siete solo delle lepri. E poi ancora un telespettatore commenta invece la partita di sabato a Montemarciano, falsata dall'arbitro, da un ultra del Loreto. Si parla di Marina Loreto che giocavano a Montemarciano. Ancora arbitro scandaloso, se il Materica deve vincere che lo dicano. Poi il cronista non ha detto tutto esattamente. Materica mezzo tiro in porta con un uomo in più e quell'altro dice che hanno giocato bene. Gli arbitri sono tutti scandalosi, anche quello di Fabriano. Poi ancora continuano dei commenti proprio verso la classe arbitrale. Ci hanno scritto: vorrei dire al mio amico Nico che gli arbitri sbagliano come giocatori, forse anche meno, finché non ci sarà la VAR devono accettare. E poi non ho sentito mai un allenatore che ha detto che è stato favorito dagli arbitri. Ciao, Ugo Ferracuti. Commento? Beh, noi non ci siamo espressi su un discorso, abbiamo preso atto del fatto che ci sono lamentele continue nei confronti degli arbitraggi, e quello che ha detto Nico Stallone adesso, per sintetizzare, Nico poi mi correggerai, è che qualche volta degli arbitraggi si contesta l'atteggiamento di questi che sono ragazzi allo stesso modo dei giocatori, che sono compartecipi di uno spettacolo, non i protagonisti principali. Qualche volta l'ho visto anch'io, insomma, sentendo con le mie orecchie, probabilmente c'è un eccessivo protagonismo che non vorremmo vedere. Poi insomma non è questa trasmissione che getta la croce addosso agli arbitri, perché non l'ha mai fatto e non lo farà mai. Diamo un'occhiata invece ai risultati di eccellenza e promozione prima di andare avanti con i servizi. In eccellenza la quinta giornata, vediamo insieme il tabellino. Barbara, Porto d'Ascoli 0-0, Ciabino batte Porto Sant'Elpidio 1-0, Fossombrone, Atletico Gallo batte Forsempronese 2-0, Grottammare batte Camerano 1-0, Marina batte Loreto 2-0, Montegiorgio batte Pergolese 1-0, Tolentino Biagio Nazaro batte Tolentino 2-1, Urbani ed Atletico Alma 1-1, Montegiorgio in fuga in testa alla classifica con 15 punti, Grottammare 10, Atletico Gallo 9, Biagio Nazaro, Atletico Alma, Forsempronese 8, Marina, Urbania, Tolentino 7, Camerano 6, Barbara, Pergolese, Ciabino 5, Loreto 3, Porto Sant'Elpidio e Porto d'Ascoli chiudono con 2 punti. Andiamo a vedere i due gironi di promozione, partendo dal girone A, terza giornata. Cantiano batte Camerino 2-0, Gabice Gradara batte Laurentina 2-1, Marzocca Mondolfo è stata rinviata per la non omologazione del campo di Marzocca. Osimana, Football Club Vigo Senigallia 1-1, Real Metauro Porto Recanati 2-2, Sassoferrato Genga passa Tempese 0-0, fuori casa Filotranese batte Valfoglia 1-0, Villa Musone batte Moglie Vallesino 1-0, Gabice Gradara in testa con 9 punti, Filotranese 7, Marzocca, Villa Musone e Camerino 6, Porto Recanati, Sassoferrato Genga, Mondolfo, Real Metauro, Cantiano, Vigor Senigallia 4, Laurentina 3, Osimana 2, Passatempese 1, Moglie Vallesina e Valfoglia 0. Nessuna squadra invece a punteggio pieno nel girone B di promozione. Vediamo i risultati: Atletico Azzurra Colli, Atletico Pinceno 1-1, ad Ascoli San Marco Servigliano Lorese batte GRVS 2-0, Montalto Montecosaro 1-1, Montefano Battorola 3-3-1, Monturano Campiglione Futura 2-2, a Porto Sant'Elpidio il Viarecina batte Pinturetta 3-1, a Porto San Giorgio vince il Chiesa Nuova 3-1 sulla San Giorgese, Trodica Potenza Picena 1-1. In testa sono Atletico Piceno, San Marco Lorese, Potenza Picena 7, Montefano e il Viarecina Chiesa Nuova 6, Atletico Azzurra Colli 5, Monturano, Trodica, Montalto e San Giorgese 4, Pinturetta 3, Montecosaro, Aurora Treia, Futura 96 1 punto. Chiude la JRVS Ascoli a quota 0.
Grazie a Nico Stallone e Francesco Castelli, in bocca al lupo al Monticelli per il suo campionato. Crepi il lupo e speriamo di rivederci per parlare di un altro miracolo. Al piacere di rivedervi, ovviamente andiamo avanti con i servizi, attesissimo dai tifosi del Castelfidardo, la vittoria della formazione bianco-verde sul campo di Francavilla. Si comincia così, palo clamoroso di Procida all'alba del match, poi la luce si spegne. Evidente l'incertezza di Sembroni sfruttata in modo cinico da Montagnoli che occhi negli occhi con Spacca non sbaglia. Decimo minuto, Francavilla 0, Castelfidardo 1, sarà anche il gol partita. La squadra di Iervese prova a reagire con lo stesso Procida che di testa spedisce al lato, sempre nel primo tempo. Proteste decise, sembrerebbero anche motivate dei giallorossi. Lancio per Palumbo, braccio Galeotto di Lispi in area marchigiana, Vogliacco di Bari lascia proseguire. Francavilla a testa bassa a caccia del pareggio. Palumbo, controllo e girata leggermente larga. Ripresa. Trillini passa troppo facilmente tra Sembroni e Amenta. Arma il destro centrale, respinge Spacca, reattivo al 20° sul 18enne attaccante bulgaro Tomas Mihailov. E da ultimo la limpida chance mancata da Michiche, servito da Galli. Sfera di un niente al lato. L'amara realtà. In casa il Francavilla non sa proprio vincere. Terzo KO in altrettante partite. Mercoledì di nuovo al Valle Azzuca, ma in Coppa Italia, gara secca ore 15 contro l'Avastese, il tecnico Luigi Iervese. In questo momento gira tutto storto perché tu prendi il palo dopo una bella combinazione e poi l'azione successiva prendi gol. C'erano due situazioni sui calci, un calcio di rigore secondo me era netto, gli altri li vorrei rivedere. La psicosi di giocare in casa sta prendendo proprio piede, quindi in questo momento dobbiamo superare soprattutto a livello psicologico, e guardare avanti, pensare a lavorare, che solo conosco solo la ricetta del lavoro, altre situazioni non le conosco, quindi l'importante è stare compatti, stare uniti e cercare di lavorare. E sono convinto che arriveranno momenti più positivi. Come dicevo dalle prime giornate, che la mia squadra deve avere un profilo basso perché è una neopromossa, partita in ritardo, non lo dicevo per togliermi le responsabilità perché il primo colpevole è sempre l'allenatore e questo è assodato. Lo dicevo perché le difficoltà ci sono state, ci sono tuttora, come c'erano prima, adesso cercheremo con il lavoro di migliorare, ma sono convintissimo del gruppo, sono convintissimo della disponibilità che mi danno e quindi quella è la cosa che mi fa ben sperare. Allora eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone, sono le 22:20 e siamo regolarmente in diretta, bentrovati, benvenuti e buonasera, oppure buonasera, bentrovati e benvenuti a questa seconda parte delle Marche nel Pallone, come al solito però in diretta, e talmente in diretta che vi do l'aggiornamento del posticipo di Serie B questa sera, perché la Serie A chiaramente non gioca perché ha giocato la Nazionale, giocherà domani sera contro l'Albania di Panucci, allenata da Panucci, prima era De Biasi allenatore dell'Albania, adesso è Panucci, però stasera c'è il posticipo di Serie B che vede il Novara condurre sul Frosinone per 2-0, gol di Chaia, subentrato a Sansone, e anche il secondo gol autorete di Beghetto del Frosinone, quindi 2-0 per il Novara. Però torniamo alle nostre latitudini, ovvero al principale campionato dilettantistico regionale, totalmente regionale, ovvero il campionato di eccellenza, giunta alla sua quinta giornata. Cosa è successo tra ieri e oggi? Cominciamo dall'oggi subito. Cosa è successo? Che nessuno ferma il Monte Giorgio, Amplein della squadra di Massimo Paci, 5 vittorie su 5 partite, quindi 15 punti, se la matematica non è un'opinione, complimenti, ma oggi ha dovuto sudare la squadra rossoblu di Paci, ha dovuto sudare le fatidiche e mitiche sette camicie contro una ardua e audace Pergolese che ha reso difficilissima la vita appunto al Monte Giorgio, Pergolese che è stata sconfitta a 10 minuti alla fine all'80° grazie a un gol di Adami. Poi sempre oggi il Grottamare piega di misura 1-0 il Camerano, gol di Ludovisi. La Biagio Nazaro exploit esterno contro il Tolentino,
anche questo allo scadere, al 94esimo gol di Mengaroni. Poi cosa è successo? Altro exploit esterno, quello nel derby del Metauro tra Forsempornese e Atletico Gallo. Ha vinto l'Atletico Gallo, i gallorini, 2-0 alla Forsempornese, pareggi tra Urbania e Atletico Alma e anche a reti bianche tra Barbara e Porto d'Ascoli. Cosa è successo ieri? Facciamo un passo indietro. Due gli anticipi, due vittorie delle squadre di casa, ovvero 1-0 del Ciabino contro il Porto Sant'Elpidio, quindi era una partita del settore ascolano-fermano delle basse Marche. Gol al 94esimo dell'immarcescibile Carlo De Marco per il Ciabino, prima vittoria per la squadra di Filippini, e infine il Marina, seconda vittoria consecutiva, 2-0 contro il Loreto. Allora, dicevo che il dato fondamentale di questa giornata sono, a parte le 5 vittorie su 5 del Monte Giorgio, ma soprattutto, secondo me, dal punto mio di vista, il dato fondamentale è che il Monte Giorgio ha già, alla quinta giornata di campionato, 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici, la prima delle quali è il Grottamare, fermo a 10 punti. In poche parole, nelle ultime giornate il Monte Giorgio ha preso il volo dalla terza giornata in poi, perché mentre le prime due giornate di campionato era a pari punti con la Forsempronese, alla terza giornata ha guadagnato 2 punti sull'inseguitrice, che era la Forsempronese, alla quarta giornata ha guadagnato altri 2 punti, quindi si è portata a più 4 ancora Forsempronese, che era la seconda squadra. Oggi, quinta giornata di campionato, vincendo e non vincendo le inseguitrici, insomma, si è portata a più 5. Mi fanno già segno che ho parlato 4 minuti, però devo dare il bentornato, ben trovata all'amica, collega Sara Santacchi, che è tornata più brillante, più bella di prima, più che mai. E inoltre ci tengo a fare l'ultimo saluto al mitico, e qui la parola mitica non è giocata a caso, Aldo Biscardi, che si è spento oggi all'età di 86 anni, grande conduttore anche inventore del processo del lunedì, fautore della moviola in campo, che lui chiamava il moviolone oppure la super moviola. Appunto è andato via, è andato in cielo proprio nell'anno in cui in Serie A è stata introdotta la VAR. Un record gli è riconosciuto proprio dal Guinness dei primati Aldo Biscardi, cioè già nel 2013 erano state conteggiate ben 33 edizioni del suo programma, condotte sempre dallo stesso conduttore, ovvero il mitico Aldo Biscardi. Ciao Aldo, sei stato un grande. Apriamo l'inquadratura perché abbiamo con noi i ragazzi della Pergolese. Alla mia sinistra c'è Andrea Savelli, roccioso, alto e bravo difensore della Pergolese, già autore di un gol in questo campionato in 5 partite, e il, mi ha corretto durante la fase di riscaldamento della trasmissione, il vice capitano della squadra, ovvero Michele Carbonari, che però è una vita che gioca nella Pergolese, nativo della frazione di San Michele al Fiume, che è del comune di, non ricordo, Comune di Mondavio, quindi benvenuti, bentrovati, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Sara, intanto mi hai detto che c'erano dei messaggi, che messaggi ci sono, chi ancora ha scritto? Ancora messaggi, sì, da Pesaro, noi siamo la Vispesaro 1898, abbiamo 120 anni di storia, meritiamo rispetto, non arbitrini indecenti che condizionano le partite con la loro presunzione. Oggi c'erano più di 2000 spettatori, in Serie D noi non c'entriamo niente. Ho capito bene, arbitrini? Arbitrini. Arbitrini, quindi non era arbitraggi, ma arbitrini. Allora, per chi non lo sapesse, Pergola si trova nell'Alto Anconetano, però nella provincia di Pesaro Urbino, è un comune bellissimo di 6200 abitanti, dove c'erano anche le zolfatare di Ca Bernardi. È stato il primo comune delle Marche a issare il tricolore italiano, ha avuto un grande ruolo nel risorgimento, insomma, marchigiano, è stato anche tra i primi comuni a distaccarsi dallo Stato Pontificio, famoso perché a Pergola ci sono il gruppo scultoreo in bronzo dorato dei bronzi di Cartoceto, ovvero i bronzi di Pergola, che hanno la particolarità di essere l'unico gruppo equestre di epoca romana pervenutoci ancora praticamente intatto, dove sono raffigurati due cavalieri, due cavalli ovviamente, e anche due donne, bellissime. Se capitate da quelle parti andatelo a visitare.
Oh, torniamo però a parlare del calcio, perché non siamo ancora competenti a parlare di storia dell'arte, e infatti ne parleranno altri. Allora Andrea, oggi avete affrontato la capolista Montegiorgio, io ho detto avete reso difficile la vita al Montegiorgio, la capolista, perché avete subito gol quasi allo scadere, 10 minuti alla fine, però che partita è stata? Sì, come ha detto lei, è stata una partita... No, dammi del tuo, per carità. Come hai detto tu, è stata una partita molto combattuta fin dal primo minuto. Io purtroppo ero fuori, quindi non ho potuto dare una mano ai miei compagni, ma nonostante l'inferiorità numerica, dopo pochi minuti del primo tempo, se non ricordo male, circa al 20esimo... Del primo tempo siamo rimasti in 10. Quindi un'ora di partita in 10. 10, esatto. Però nonostante questo abbiamo disputato, secondo me, una grandissima gara. Purtroppo a 10 minuti dalla fine abbiamo preso questo gol che ci lascia un po' d'amaro in bocca, consapevoli che da domenica bisogna subito ritornare in carreggiata e provare a vincere in casa contro il Marina. Tu sei un ottimo difensore, non lo vuoi dire perché oggi eri assente, guardavi la partita dalla tribuna, però tu volevi quasi dire che se tu fossi stato in campo quel gol non l'avreste preso. No. Io sono consapevole della forza dei miei compagni. Ho interpretato male, scusa. Sono consapevole della forza dei miei compagni. Mi sarebbe piaciuto far parte di questa gara perché avevo il piacere di giocare contro la capolista, contro una buona squadra formata da ottimi giocatori, tra cui un mio ex compagno, Andrea Miccioli. Però purtroppo questo infortunio mi ha reso... Ma cos'hai? Quali sono i tuoi tempi di recupero? Io spero di rientrare il prima possibile, ho un piccolo strappo dietro nella gamba destra del flessore e spero di ritornare nel minor tempo possibile, però bisogna aspettare giorno dopo giorno per vedere come va. E quello che dice anche il fisioterapista. Senti, una curiosità, visto che tu eri oggi in tribuna al Tamburini di Montegiorgio, quante persone più o meno c'erano ad assistere a questo big match della quinta giornata di campionato? Più o meno, penso dai, un centinaio, 150 persone c'erano. Non era una tribuna piena, però... Però è sicuramente molto grande, io me la ricordo molto grande la sì, tribuna del sì. Tamburini. Senti Michele, passiamo dalla tribuna al campo, tu c'eri, hai giocato, che effetto ti ha fatto il Montegiorgio? Perché insomma io ho detto il Montegiorgio, capolista, meritatamente ovviamente perché ne ha vinte 5 su 5, è l'unica, non si può dire niente, ma addirittura una squadra capace di mettere nel sacco, nella faretra, già 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Tutti dicono che è un campionato equilibrato, a me non sembra però nei fatti. Sì, in effetti tutti dicono che è un campionato equilibrato e anche secondo me lo è, però il Montegiorgio è partito benissimo, è una squadra costruita per far bene e soprattutto davanti a dei giocatori di categoria, anche di categoria superiore come Adami, Sbarbati, eccetera. E quindi è una gran squadra. E 5 punti di vantaggio dopo 5 giornate sono tanti. E fa pensare, però penso che verranno fuori altre squadre, dai. Ad esempio il Grottammare secondo me è una bella squadra, infatti si trova lì non per caso e ha dei buoni giocatori, e però sono dell'idea che è un campionato molto equilibrato, non vedo ammazza campionato nonostante il Montegiorgio sia una grande squadra e non è un campionato, magari l'anno scorso San Giustese o Fabriano erano un passo sopra, quest'anno vedo un gran equilibrio. Sara? Mi ricollego a questo, infatti il recente passato, cioè questa stagione ci insegna che nonostante il Fabriano Cerreto fosse arrivato a Natale con 9 punti di vantaggio addirittura sulla seconda, poi è stato stravolto tutto, dovendo un attimino guardare forse anche troppo in là, però insomma fino alla fine della stagione pensate che potrebbe succedere quest'anno la stessa cosa? Questa è una domanda un po' pesante per il mio amico Andrea Savelli che l'anno scorso militava lì a Fabriano. Sì, è un campionato che si può stravolgere completamente, e infatti sono delle idee, come ho detto prima, che è un campionato equilibrato, sia dai playoff per la vittoria, infine per arrivare alla vittoria finale, ma anche per la retrocessione. Secondo me ci sarà poco distacco dai playoff e playout perché vedo molto equilibrio, ecco. In coda chi è che ti sorprende? In coda mi sorprende il Barbara che è una neopromossa e nonostante tutto sta facendo secondo me bene. Anche comunque il Fossombrone che l'anno scorso si è salvato ai playout,
quest'anno sta facendo bene e mi sta sorprendendo, nonostante abbia dei giocatori di grande valore, però è una squadra costruita nuova e quindi mi sta sorprendendo, via. Savelli? Anche io, come ha detto il mio compagno Michele, riferendosi al campionato dell'anno scorso dove militavo... Non per girare il coltello nella piaga, era... No, lo conosco troppo bene. E sì, anche l'anno scorso mi è capitato di essere davanti al girone d'andata di 9 punti, poi alla fine ha vinto meritatamente la San Giustesima, noi ci siamo tolti le nostre soddisfazioni vincendo gli spareggi, sia quelli regionali che quelli nazionali, che ci hanno potuto portare in Serie D. Quindi credo che... Cioè voi nel senso, perché lo scorso anno giocavi nel Fabriano, sì, Cerreto, esatto. Ecco, non la Pergolese. Esatto. Però secondo me il Monte Giorgio è una squadra, come ha detto Michele, molto attrezzata. Quindi sono sicuro che faranno di tutto per rimanere in alto. Poi ci saranno sicuramente squadre che verranno fuori alla lunga. E sì, Grottamare, dove domenica l'abbiamo affrontata, secondo me è una buona squadra, composta da ottimi giocatori. Con loro cito anche l'Atletico Gallo, col Bordolo. Atletico Gallo col Bordolo, che è la seconda vittoria consecutiva, infatti anche secondo me è una squadra che tornerà in alto, ecco, è già in alto ma tornerà anche più in alto secondo me, se mantengono le aspettative. Oggi ha segnato l'unica doppietta di giornata, è stata proprio quella di Bartolini, insomma, che quando è in forma e gioca, anche quando non è squalificato, perché mi sembra che avesse preso un paio di giornate di squalifica, quindi quando gioca in forma e non è squalificato segna anche, infatti sì, la classe sì. Non è acqua, insomma. Sì, il Gallo è un'ottima squadra. Già anche dall'anno scorso avevano fatto un ottimo campionato, composto da grandi giocatori, tra cui l'attaccante Bartolini, un ottimo attaccante che ogni calciatore, pensa anche allenatore, vorrebbe avere squadra, e quindi sono sicuro che faranno bene anche loro quest'anno. Allora, invece io volevo chiedere una curiosità al nostro Michele Carbonari, che è un perno di centrocampo della Pergolese. Intanto, chi è il capitano della squadra? È Nicola Vitali. Ah, Nicola Vitali, anche lui di lungo corso. Senti, quest'anno a centrocampo sono arrivati due giocatori dall'alto tasso tecnico, non fosse altro per il fatto che hanno giocato in categorie superiori, anche all'estero hanno giocato, ovvero Renato Rafael Bondi, brasiliano, e anche Antonioni, che addirittura ha giocato in America, se non erro, no? Sì. Che apporto stanno dando alla Pergolese e come ti senti tu a giocare insieme a questi due, giocatori? Ti senti un po' come un... vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di terracotta? Ma dai, due giocatori di grande livello che hanno giocato, Rafael Bondi ha giocato perfino in Serie A col Messina, come Enrico Antonioni è uguale, ha giocato non in A però ha debuttato anche in Serie B se non sbaglio e lunghi anni anche in Serie C. Due giocatori di grande tasso tecnico e tattico e... non sono proprio centrocampisti, diciamo, sono proprio trequartisti. E dai. Però loro sono più tecnici di te. Sì, Bondi. Almeno sì, non so perché è brasiliano, a livello, non per altro. Tecnicamente sono proprio, dai, due grandi giocatori. Da gusto giocare con loro perché soprattutto mettono tranquillità, aiutano il compagno. Giocatori veri, dai, diciamo, noi li chiamiamo giocatori veri. Quindi a parte anche personalmente si vede che hanno giocato, quindi hanno un rapporto speciale anche con noi compagni, ci aiutano e questo è quello che ci fa alzare un po' il livello della squadra, via. Sara, perché ridi? Qualche messaggio per i nostri ospiti. Innanzitutto, grande Mamacita, capitan futuro, grande Save, idolo, e poi siete i più belli dell'eccellenza da Padella. Chi è? Messaggi in codice. Chi sarebbe Padella? Svelateci l'arcano, chi è un vostro amico o un'amica? No, è un amico. Amico, con la O. È il nostro massaggiatore. Padella è un soprannome, non so il perché. No, Padella. Sì, lo chiamo un Padella, ma è il soprannome. Sì. E quindi, dai. Cioè, il vero nome qual è? Daniele Conti. Daniele Conti, detto Padella. È uno storico massaggiatore, massaggiatore in generale. Mm. È 5 anni che è con noi a Pergola. E dai, è una persona speciale anche per me o anche per Andrea. Per Andrea di sicuro, perché stabilirà quando rientra in campo il nostro Savelli, visto che è infortunato, no? Giusto? Speriamo il prima possibile. Quindi no. Padella, ecco, accelera i tempi anche del tuo lavoro. Sì, no, è un grande, soprattutto è un grande amico, una gran persona e
ci tengo a precisarlo, perché lui sarebbe proprio venuto, voleva venire qua stasera. È vero, con potrete noi. Portare infatti. Però c'aveva un impegno e lo saluto. E... Ah. E invece l'altro messaggio era un... Invece l'altro è grande Mamacita Capitan Futuro, sarà un messaggio, cioè, in codice. Che significa Mamacita Capitan Futuro? Questi, quei ragazzi di Pergola, che ormai io non sono di Pergola, però giocando da 6 anni lì mi sono un po' ambientato molto bene. E ecco, sai, confidenza con altri ragazzi e mi chiamo Mamacita, non si sa. Mamacita. È una presa in giro, via. Va bene, dai, andiamo avanti con i servizi, ritorniamo dall'eccellenza, ritorniamo in Serie D. Ci vediamo il pareggio a reti inviolate 0-0, quindi risultato ad occhiali o a reti bianche, tra Nero Stellati e Recanatese, poi siamo di nuovo qua. Finisce a reti bianche tra Nero Stellati e Recanatese in un match che lascia i Peligni con l'amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato. Dunque appuntamento con la prima vittoria stagionale, nuovamente rinviato per la squadra di mister Di Marzio, che in prima linea schiera Palombisio al centro con Di Cerchio e Di Ruocco ai lati. Confermato il centrocampo con Capitan Vitone, Pacella e Isotti, mentre in difesa è Puglielli a vincere il ballottaggio con Giallonardo sulla corsia di destra. Dall'altra parte il tecnico Potenza opta per una mediana ad alta densità con Basso ad agire davanti la difesa, mentre De Luca e Lupo rinfoltiscono un reparto mediano che sugli esterni vede l'esperienza di Negro e la gioventù di Monachesi con Brajdic riferimento d'attacco. Nerostellati corti e aggressivi fin dall'inizio, sono i Peligni a far la partita e proprio in avvio Palombisio fallisce una favorevole occasione per sbloccare il punteggio. Poco dopo gli ospiti si affacciano in avanti, ma la conclusione di De Luca non impensierisce Parente. Al quarto d'ora proteste Peligni quando Di Ruocco va giù in area senza che il direttore di gara ravvisi gli estremi per il penalty. Nerostellati in costante pressione, ma è chiaro che lì davanti manca più di qualcosa. I padroni di casa spingono alla ricerca di un gol che resta utopia anche sul tentativo di Di Ruocco in un primo tempo nel quale la Recanatese si mantiene con ordine nella propria metà campo. Nerostellati ancora proiettati in attacco, ma la mira di Di Ruocco punta troppo alla destra del numero uno ospite. Nell'intervallo primo cambio marchigiano con Senigalliesi che rileva De Luca. Nerostellati ancora propositivi sulla strada di un gol che non arriva neanche sul radente di Vitone ben servito a Di Ruocco. La seconda sostituzione giallorossa vede l'ingresso di Palumbo al posto di Brajdic al 55esimo e Di Ruocco che fa gridare al gol con una conclusione di pochissimo a lato. 2 minuti dopo non va meglio a Di Cerchio, che manca lo specchio della porta di Maraglino. L'ultimo cambio leopardiano vede l'ingresso di Papa al posto di Monachesi con gli ospiti che si rivedono dalle parti di Parente con una conclusione basta di Palumbo, seguita da 3 cambi Peligni in rapida successione con Donatangelo, Conè e Jacobucci che vanno a rilevare rispettivamente Pacella, Palombizio e Isotti. Col trascorrere dei minuti squadre sempre più lunghe con i nerostellati che si affidano all'iniziativa di un Di Ruocco sempre più a corto di lucidità. Dopo una gara alla ricerca del gol i Peligni rischiano la beffa all'84esimo quando Negro spreca l'occasione per una Recanatese temibile sulle ripartenze. Rossi per Di Ruocco e bruni per Di Cerchio sono le ultime 2 mosse di Di Marzio, ma si capisce che la vittoria bisognerà ancora aspettarla quando i buoni propositi di Bruni non sorprendono Maraglino. Finisce 0-0 con la Recanatese che sale a quota 6 punti in classifica, rimanendo però in silenzio stampa per i nerostellati, secondo pareggio consecutivo per un altro punto che però non soddisfa più di tanto. Mister Di Marzio, dunque, un pareggio a reti inviolate che ha fatto vedere però una squadra, quella dei nerostellati, che ha offerto la miglior prova stagionale a nostro avviso. Sì, lo sapevamo, eravamo in crescita nelle ultime 2 partite, sia con Campobassi da Vezzano, si vedeva che la squadra vive un periodo migliore, siamo in crescita. Dispiace perché forse nel computo anche della partita di oggi meritavamo qualcosa in più per le occasioni create. Occasioni create e mancata la fase di finalizzazione, ma al di là di quello che è mancato, di quello che si è visto in campo, alla fine di tutto il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto per mister Di Marzio? No, secondo me è mezzo pieno, perché siamo partiti dal concetto che la squadra è in crescita, anche oggi lo ha dimostrato, e in questo momento qua facciamo un po' di fatica nella finalizzazione dell'azione, però nonostante tutto quelle le nostre occasioni le abbiamo create. Allora,
luce di nuova onda 22:41. Come avete visto, al termine di questo servizio non c'erano le interviste della Recanatese, che seppure ha concluso, terminato il silenzio stampa, però non si è presentato nessuno in sala stampa, quindi abbiamo solo l'intervista di Marzio, allenatore dei Nero Stellati, ma nessuno della Recanatese. Vi ho spiegato il motivo, misteri della fede. Però non vi ho detto, non vi ho letto le statistiche di questo di questa giornata, quinta giornata di eccellenza del campionato di eccellenza, non vi ho letto le statistiche. Allora, dati i risultati odierni, vi ho già detto del più 5 punti in classifica del Montegiorgio dopo solo 5 partite, 5 giornate di campionato. Montegiorgio, unica squadra, punteggio pieno, complimenti, l'ho già detto. Però questa giornata avarissima di reti, solamente 11 gol messi a segno, davvero pochissimi. L'unica doppietta è quella di Enrico Bartolini dell'Atletico Gallo col Bordolo, solamente 1-0-0 tra Barbara e Porto d'Ascoli, due le vittorie esterne a firma di Atletico Gallo e Biagio Nazzaro. I bomber del torneo per il momento rispondono al nome di Lorenzo Sbarbati con 4 reti del Montegiorgio, a seguire a 3 reti abbiamo Gianluca Adami, sempre del Montegiorgio, Lorenzo Albanesi, sempre del Montegiorgio, Manuel Dell'Aquila del Tolentino, Mirko Falcinelli dell'Atletico Alma e Daniele Api del Barbara. Le nostre statistiche ci fornisce settimanalmente, domenicalmente, anche il nostro amico Giuseppe Stulzini da Urbino. Le squadre imbattute del campionato di eccellenza alla quinta giornata di campionato sono il Montegiorgio e l'Urbania, non hanno ancora vinto, il Porto Sant'Elpidio e il Porto d'Ascoli, i due porti non hanno vinto. Più vittorie Montegiorgio, 5 vittorie, più sconfitte Loreto, 4 sconfitte, più pareggi l'Urbania con 4 pareggi, Miss o Mister X. Miglior attacco Montegiorgio, 11 reti, peggior attacco Camerano, solamente 2 reti all'attivo, migliori difese Camerano e Urbania con solamente 2 reti al passivo, peggiori difese sono quelle del Tolentino, Ciabino, Loreto e Porto d'Ascoli con 9 reti al passivo. Volevo segnalarvi in settimana che ci sono anche dei bei gesti nel calcio, no? Anche tra i calciatori. Delle volte pensiamo che nel mondo dei calciatori, con quelli con i soldi, chissà che tipo di vita facciano, come sperperino i loro averi tra macchine, donne, denari, locali. E invece il centravanti del Napoli, anzi centravanti polacco del Napoli, ovvero Arkadiusz Milik, si è reso protagonista di un gesto veramente altruistico e generoso. Ovvero, sapete tutti che si è infortunato in campionato e ha dovuto, all'età di 24 anni, subire il secondo intervento chirurgico, questa volta alla gamba destra, al legamento crociato. Però, avendo saputo che un suo connazionale, sempre polacco ovviamente, cioè il centravanti del Górnik Zabrze, ovvero Konrad Nowak, aveva subito il suo stesso incidente, ma non aveva i soldi per effettuare questa operazione, per rimettersi in sesto a pieno da questa operazione legamenti del ginocchio, Milik ha pagato di tasca sua l'operazione a Konrad Nowak per la bellezza di 20.000 euro. Quindi complimenti ad Arkadiusz Milik, che è tra l'altro anche un grande giocatore. Torniamo a parlare della Pergolese, del campionato di eccellenza. Siamo sempre con Andrea Savelli, difensore, e Michele Carbonari, vice capitano e anche perno del centrocampo della Pergolese. Senti, per adesso, che valori sono venuti fuori dal campionato, a parte il Montegiorgio? Secondo me questo è un campionato, come diceva prima Michele, molto equilibrato. Quest'anno rispetto all'anno scorso le squadre si sono tutte rafforzate, ma siamo tutti sulla stessa linea. Il Montegiorgio c'ha qualcosa in più, però secondo me anche loro sanno benissimo che dovranno fare attenzione a ogni domenica, a ogni partita. Cosa stupisce della classifica almeno attuale del campionato? L'ultima posizione del Porto d'Ascoli e del Porto Sant'Elpidio, sono fermi a 2 punti. Il Porto Sant'Elpidio non conosco la squadra, credo è una neopromossa. Conosco bene il Porto d'Ascoli, che sì, mi fa strano perché avendoli incontrati sia l'anno scorso che 2 anni fa, sono un'ottima squadra e credo appunto che torneranno in alto nella classifica. Senti, delle partite che avete giocato finora, quale squadra ti ha impressionato di più positivamente? Avete fatto 1-1 con il Ciabino, avete vinto 3-1 col Tolentino, avete perso 4-1 con il Barbara, Grotta a Mare avete fatto 1-1 e oggi avete perso con il Montegiorgio 1-0 di misura. La squadra che mi ha impressionato sul piano di vista del gioco sicuramente è Grotta a Mare, dove domenica scorsa all'inizio avevamo trovato un po' di difficoltà andando anche in svantaggio. Però siamo stati bravi a recuperare la partita,
e il secondo tempo siamo usciti fuori. Meritavamo la vittoria, però purtroppo il portiere ha fatto delle belle parate e abbiamo pareggiato. Credo siano loro una squadra ben attrezzata. Michele, secondo te quale può essere la sorpresa del campionato? La squadra rivelazione, diciamo. Ma secondo me l'Urbania. Secondo me l'Urbania sarà una squadra rivelazione. E anche l'Atletico Alma, che è una squadra sempre hanno promossa, però noi quest'estate abbiamo fatto un amichevole con loro e mi ha fatto sinceramente una bella impressione. Loro due, dico. Senti, anche tu dovresti conoscere bene anche la Forza Impronese. Lo scorso anno è stata ripescata, quest'anno già 8 punti in classifica, anche loro ne hanno messo già del fieno in cascina, insomma, per l'obiettivo che credo sia lo stesso vostro, ovvero la salvezza. Sì, dai, il Fossobrone io lo conosco molto bene, anche perché abito abbastanza vicino, e si è salvata l'anno scorso il play-out, però quest'anno è stata costruita per far qualcosa in più. E in effetti ha fatto degli acquisti ben mirati, secondo me, da Gentili, che era con noi l'anno scorso, a Emiliano Bartoli in mezzo al campo, che è un centrocampista di livello della categoria, e secondo me il Fossombrone farà molto bene. Senti, ritornando alla Pergolese, qual è il vostro punto di forza e quello invece dove dovete migliorare un po' di più? Ma il nostro punto di forza, secondo me, è il gruppo che abbiamo dal blocco centrale da anni, e ogni tanto si cambia qualcosa, però secondo me la nostra forza è il gruppo. Siamo una squadra con una rosa di 20 giocatori, siamo 7-8 ragazzi più un po' più grandi, circondati da molti giovani del posto, e questo infatti fa molto onore alla società, perché molti giovani sono di Pergola. Infatti da quest'anno c'è anche molta più gente a vedere allo stadio. Allo Stefanelli, se non... Allo Stefanelli, nello sì. Stadio di Pergola. Sì, in effetti è tornato nel 97 Anastasia, che giocava a Cattolica e gioca con noi a Pergola. Quest'anno sta giocando titolare un 2000 a Lattanzi, che nasce nella Pergolese, quindi è tornato Andrea, che è un pergolese proprio. Che è un pergolese doc, esatto. Pergolese doc, e quindi c'è più affluenza allo stadio, via. Tra l'altro io non ho detto che la Pergolese, secondo le statistiche del nostro Giuseppe Solzini da Urbino, è la squadra che ha schierato in queste prime 5 giornate di campionato il numero più alto di under, ovvero 8 under. Sì, ma in effetti, come ti dicevo, noi siamo 7-8 giocatori over, tra cui over metto anche un 97, un 96, che sono over per modo di dire, però è circondati da molti giovani, e questo secondo me fa onore, via, alla società e al mister, perché è un mister che ci punta molto sui giovani. Che noi salutiamo, mister Omar Manuelli, che certo che ci punta sui giovani, perché ha allenato anche il settore giovanile dell'Alma Juve Fano. Sì, il mister nasce come allenatore del settore giovanile, lui ha allenato, diceva, in settimana, 22 anni di fila che allena, mi diceva, ed è partito da Fano, Rimini, Vispesaro, è tornato a Fano e ci punta e ci lavora molto bene con i giovani. Sara? Un nostro telespettatore innanzitutto ci saluta, ci dice ciao amici di TVRS, oggi sei ammoniti per la Pergolese, quindi vogliamo dire che tra le caratteristiche di questa squadra c'è anche l'essere abbastanza come in campo? Combattivi, anche perché sapevamo di giocare con una squadra prima in classifica, quindi se non approcci subito bene la partita rischi di prendere 2 o 3 gol. Ecco, se non l'approcci bene, nel senso, se non sì. Fai capire subito l'antifona a livello di legnate. Per esempio, io ho preso la prima ammonizione dopo 2 minuti. Due minuti, perché appunto queste sono partite che vai a giocare in casa della capolista, se veramente non l'approcci veramente bene rischi di prendere gol subito, che dopo ti posso condizionare tutta la partita, via. Quindi una partita forse in parte condizionata anche da questo, visto che stasera abbiamo in superficie parlato anche degli arbitri. Noi abbiamo fatto dei falli molti anche in contropiede, l'arbitro ha preso questa decisione di ammonirci, come magari ha ammonito anche loro. L'unica cosa è che noi siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti. E quindi da lì la partita è un po' cambiata, però ce l'abbiamo giocata bene, molto bene. A proposito di allenatore che gioca bene che lavora bene con i giovani, le raccomandazioni che poi si fanno all'interno di uno spogliatoio quali sono?
Ma la raccomandazione è di aiutarli e magari di farli sentire, capito, importanti per noi come lo sono, perché tanto noi siamo circondati da 15 o 16 ragazzi del 2099 e quindi vanno aiutati. E il mister si raccomanda di non aggredirli magari quando si fa un errore, ma di aiutarli. E questo più che altro, via. Abbiamo, Savelli, abbiamo parlato delle altre squadre, parliamo ovviamente anche della Pergolese. Dove la proietteresti nell'ambito della classifica? Ma noi come obiettivo principale puntiamo a una salvezza tranquilla. Con una squadra però piuttosto discreta, insomma. Sì, una squadra discreta che però bisogna essere sempre concentrati, restare umili, perché le partite sono tutte difficili. Quindi bisogna affrontarle nel miglior modo possibile, fin dall'allenamento dal lunedì fino al sabato mattina dove facciamo la rifinitura e la domenica la gara. Io credo che se resteremo con i piedi per terra, umili, ci potremo togliere delle soddisfazioni, anche perché abbiamo fatto 5 partite dove secondo me abbiamo dimostrato il valore che ognuno di noi ha giocando bene. I punti magari non sono tantissimi, però le prestazioni ci sono state. No, sono anche ancora 5 giornate. Sì, esatto. Quindi ancora è anche presto per fare dei bilanci o quant'altro. Io credo, come diceva anche Michele, che se siamo tutti concentrati, anche da attenti, ci possiamo divertire. Va bene, allora andiamo avanti con i servizi, ci vediamo l'1-1 tra Jesina e Pineto, peccato perché la Jesina poteva vincere, ha sbagliato un rigore Trudeau e poteva chiudere il match, invece è finita 1-1, ma al di là dell'1-1 della partita va segnalata l'iniziativa della Jesina, bella iniziativa della Jesina, perché coinvolge i giovani del settore giovanile, ovvero quando la squadra di casa entra in campo in fase di, appunto, di ingresso, di inizio della partita, entrano in campo i giocatori della prima squadra accompagnati dai ragazzini del settore giovanile della squadra Leoncella. Quindi questo cosa favorisce? Favorisce intanto un senso di appartenenza in questi giovani, speriamo talenti, della Jesina, e poi favorisce anche un approccio al campo, allo sport e quant'altro, che ha anche un significato di distensione, di appartenenza e anche di sani valori dello sport, secondo me. Quindi ci vediamo in servizio, Jesina-Pineto 1-1, ci vediamo anche il rigore sbagliato da Trudeau, poi siamo di nuovo qua. La sfida del Carotti tra Jesina e Pineto finisce col segno X. Al di là dell'1-1 finale, un match vibrante con 3 pali, un rigore sbagliato e tante occasioni da ambo le parti. Mister Gianangeli per la Jesina disegna un 4-4-2 con Carotti recuperato a centrocampo e la coppia d'attacco formata da Trudo e Pierandrei. 4-2-3-1 per l'ex Amaolo e i big Napolano e Bisegna spediti inizialmente in panchina. Arbitra l'incontro il signor Zucchetti di Foligno e le squadre entrano in campo con i ragazzini del settore giovanile della Jesina Calcio. I motori delle squadre vanno subito su di giri e la partita inizia subito alla grande. Al terzo minuto cross da sinistra di Pezzotti e Mariani arriva al momento giusto per insaccare. Nulla da fare per Tavoni, difesa Jesina che resta a guardare e Pineto in vantaggio. Passano appena 5 minuti e la Jesina ristabilisce la parità. Palla in mezzo da Parasecoli per Trudo che trova il palo lungo e batte Giacchetta. Primo centro stagionale per l'attaccante Leoncello. Il Pineto guadagna metri e conquista la fase mediana del terreno di gioco e al 20° è ancora Pezzotti, scatenato a sinistra che serve una palla precisa per Pomante che non riesce a concretizzare da ottima posizione. Ancora Pineto al 29° con uno schema su calcio d'angolo che porta al tiro Zane da fuori aria, bello il gesto balistico e palla che per poco non c'entra la porta. Si riaffaccia la Jesina nell'area abruzzese con Trudo che guadagna una punizione dal limite, calcia Anconetani ma la palla si alza sulla traversa. Ultimo sussulto del tempo per la Jesina con Pierandrei che si avventa su un cross proveniente da destra, si salva in angolo la difesa abruzzese. Chi si aspettava un calo di ritmi nel secondo tempo viene deluso perché la partita
se possibile, diventa ancora più emozionante. Al terzo minuto è il solito Pezzotti che su assist di Di Rocco ha una palla invitante appena dentro l'area ma non riesce a concretizzare. Al nono minuto Kevin Trudo, sempre lui, punta il diretto marcatore e pennella un cross al bacio per Pierandrei che però si divora il gol della domenica e il Pineto si salva con l'aiuto della traversa. Ancora i protagonisti al quattordicesimo, questa volta però è Gragnoli a centrare il montante. Al diciassettesimo la partita potrebbe cambiare, Trudo parte dall'auto di destra, arriva all'interno dell'area e viene atterrato da Fiumara. Calcio di rigore per il signor Zucchetti. Dal dischetto lo stesso Trudo viene però ipnotizzato da Giacchetta. Ancora arrembante la Jesina tre minuti dopo, ma né Sassaroli né Parasecoli trovano il guizzo vincente. Il Pineto ci crede e al 32esimo Gragnoli punta l'avversario, si porta la palla sul sinistro e cerca il tiro a giro. Questa volta è la parte alta della traversa a dirgli di no. Cuore e grinta per la Jesina che davanti al proprio pubblico cerca in tutti i modi di trovare i tre punti. Al 40esimo calcio d'angolo con Pierandrei che non trova l'impatto giusto con la sfera di un non nulla. Dopo 4 minuti di recupero finisce il match quindi sull'1-1 e le due squadre che si dividono la posta. Recrimina la Jesina per il rigore fallito e l'ottima occasione di Pierandrei che con la palla che si è stampata sulla traversa. Da un punto di vista di gioco probabilmente il Pineto ha espresso qualcosa di più e oltre ai due legni torna a casa con la certezza di avere un ruolo da super protagonista in questo campionato. Migliore in campo Pezzotti del Pineto. Prima della partita mi piacerebbe fare un augurio di pronta guarigione a una persona che stimo, che è Gianni Angelucci, che da qualche giorno insomma è malato e che non può seguire la Jesina. Speravamo di regalargli tre punti, purtroppo non ci siamo riusciti. Quindi l'augurio comunque mio personale e della squadra di pronta guarigione. Riguardo alla partita, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra costruita per vincere, con dei giocatori importanti, esperti e bravi nell'uno contro uno, in particolare nel reparto offensivo. Nella prima parte della partita abbiamo sofferto un po', anche perché sapete che in difesa giochiamo con due under che sono alle prime armi, ma che comunque stanno facendo un campionato più che discreto. Poi ci siamo messi a posto, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso e abbiamo anche creato diverse occasioni, la più limpida il rigore è sbagliato. Però credo che alla fine sia un punto guadagnato, anche perché è la classica partita che se non la chiudi prima o poi rischi di prendere il gol della sconfitta. Anche oggi credo, nonostante le varie difficoltà con Carotti a mezzo servizio eccetera, siamo riusciti a fare una prestazione più che dignitosa in un campionato molto difficile, equilibrato, basta guardare i risultati, e quindi credo che la Jesina stia facendo bene e sia sulla strada giusta. Alla 23.05 eccoci tornati regolarmente in diretta alle Marche nel Pallone, siamo ancora con gli amici della Pergolese, Andrea Savelli alla mia sinistra e ancora più alla mia sinistra e alla destra di Sara abbiamo Michele Carbonari, quindi siete tra l'incudine e il martello, non so chi è l'incudine o il martello tra me e Sara, ma detto questo volevo informarvi che in settimana continua il calciomercato dei giocatori svincolati. Allora la San Giustese in Serie D ha tesserato Nicola Moretti, ex giocatore di Recanatese, Ancona, Matelica, è stato a lungo fuori per un infortunio, è stato appunto tesserato dalla San Giustese. L'Anconitana in prima categoria invece ha tesserato Sebastian Valdes, ex trequartista della Fermana ma anche della Civitanovese, 32 anni, quindi si è già allenato con l'Anconitana e probabilmente sarà già in campo da domenica prossima.
e si parla anche di altri giocatori svincolati per l'Ancona, ma soprattutto si parla dell'Anconitana, ma si parla di giocatori che saranno disponibili al mercato dei dilettanti, quello che aprirà a dicembre. Impazzano anche le qualificazioni mondiali di Russia 2017, che inizieranno appunto a luglio prossimo. Sono 13 attualmente le nazioni qualificate. Intanto iniziamo a entrare un po' nell'ordine di idee di questi mondiali, che l'anno in cui ci sono i mondiali a me piace tantissimo, sono proprio è un anno speciale, insomma, per me, anche quando ci sono gli europei. Allora, la Costa Rica è la 13ª squadra qualificata al mondiale, in realtà era già stata qualificata, era già ai mondiali ultimi scorsi. Oltre al Costa Rica si sono già qualificate il Brasile in Sud America, l'Iran, il Giappone, la Corea del Sud e Arabia Saudita per quanto riguarda l'Asia, Belgio, Germania, Inghilterra e Spagna in Europa, Nigeria in Africa, Messico, Costa Rica in Nord e Centro America. Tra le tante squadre in ballo per le qualificazioni ai mondiali, tra cui appunto l'Italia che dovrà disputare i playoff, c'è addirittura anche la Siria. La Siria, quindi è una cosa particolare perché, insomma, sapete la situazione geopolitica, insomma, della Siria non è tra le più tranquille al mondo. Detto questo, ritorniamo a parlare dalla Siria alla Pergolese. Allora, a chi vuoi fare gli auguri? Perché mi hai detto che vorresti salutare un tuo amico. Sì, Michele, volevo approfittare per fare gli auguri al nostro ex compagno di squadra, Simone Ricci, che da poco è diventato babbo di Nicolò. Quindi volevamo fare gli auguri a lui e a sua moglie. Quindi va bene, auguri anche da parte di noi di TVRS, perché quando c'è una nuova nascita, uno cos'è, un maschio o una femmina almeno? Maschio. Un maschio, la chiama il nome? Nicolò. Nicolò, va bene. Poi scusa, c'è anche il nostro presidente della Junior Pergolese che è diventato papà. Vabbè, adesso non papà. Esageriamo perché da ieri, da ieri, da ieri. Ecco, detto che no, invece per quanto riguarda la Pergolese, io vorrei sapere, visto che state, passatemi il gergo, insomma quasi ai confini dell'impero, nel senso che state proprio veramente ai confini anche delle Marche, tra l'altro Pergola è una città che è stata fondata da Gubbio, che sta in Umbria, tra l'altro, nel 1200 e rotte, insomma nel Medioevo. Michele, appunto, visto che siete più abbastanza lontani, ci racconti cosa succede nello spogliatoio? Qualcosa di particolare dei vostri allenamenti settimanali, infrasettimanali? Come preparate la domenica? Un episodio carino, tipico, insomma, pittoresco anche, volendo. No, sei stato simpatico quando hai detto che stiamo vicino all'inferno. E come avevo detto? No, che se stiamo in un posto un po' sperduto, quello è vero, dai. Non volevo dire sperduto, proprio per i confini appunto proprio delle Marche, sì, perché siete al confine anche con l'Umbria. Sì, ma noi ci alleniamo la sera, quindi alle 7, e le temperature a Pergola, sai, non sono così... Delle più miti. Ecco, è un po' freddo. No, qualcosa di carino che facciamo dentro l'ospedale, se ne fanno tante, qualcuno si può dire, qualcuno no, però da quest'anno... No, volendo possiamo dirle tutte, eh? Sì, no. Alcune, ma io, no, alcune sono vietate, siamo già in fascia protetta in effetti, eh? No, però da quest'anno abbiamo fatto una cosa simpatica, che abbiamo messo un bello stereo e anche il mister, il vice allenatore e anche il preparatore atletico. Sono contenti che prima di una partita, anche durante l'allenamento, durante mettiamo su la musica. Ah, quindi una sorta di musicaterapia, però sì. La domanda viene spontanea, no? Allora, ma è una musica relax, new age, oppure una musica invece di quelle che pompano, tipo We Are The Champions, dei Queen? We Are The Champions sinceramente non l'abbiamo mai messo, una musica più che altro per caricarsi, via, dai. Ecco, per darci un po' di carica. Ad esempio un pezzo? Ma ad esempio il DJ, che è lui, molto addirittura, spesso, il Music Selector si chiama. Lui va di musica commerciale. Ah, quindi proprio cose che si trovano su YouTube. Sì. Va bene, dai, andiamo avanti allora con i servizi. Ci aspetta il servizio sulla capolista. Era un derby molisano, era un derby tra... che valeva tanto, perché valeva la prima posizione, anzi no, non valeva la prima posizione, però valeva tanto per mantenere la prima posizione. Infatti ha vinto, l'ha mantenuta. Stiamo parlando del Campobasso, che ha il Civitelle di Agnone con un gol di chi? Di D'Agostino, che è il bomber del torneo di Serie D, unitamente a Boldrini dell'Aquila, 5 reti per lui, ma in fondo D'Agostino non lo scopo io, perché è un giocatore che lo scorso anno, anzi per gran parte della sua carriera, ha giocato in Serie C, anche lo scorso anno nell'Uni Cusano Fondi. Quindi ci vediamo il servizio 1-0 del Campobasso ad Agnone, poi siamo di nuovo qua. Quinto successo consecutivo per i Lupi, che sbancano il Civitelle con il solito calcio piazzato di D'Agostino. L'agnonese mastica amaro dinanzi ad una platea di oltre 1000 spettatori, metà dei quali giunti dal capoluogo molisano.
Un derby brioso e ricco di spunti, soprattutto per merito dei padroni di casa nel primo tempo. Mister Bucci mischia le carte, fuori Pejic e Barbosa e spazio dal primo minuto a Margarita, terminale offensivo. Santoro e il giovanissimo Niang esterni a supporto della punta. 4-3-3 per il Granata in completo bianco. Antonio Foglia Manzillo perde il difensore del Duca, affida le chiavi della mediana capitan Danucci. Burma preferito ad Ingretolli in attacco con D'Agostino alle spalle. Arbitra De Girolamo della sezione di Avellino. Dopo tre giri di lancette i locali si fanno subito minacciosi sull'asse Margarita Santoro. Landi oppone i guantoni per evitare guai. La risposta degli ospiti è nell'invito di Elefante dal binario mancino. Burma controlla con il petto in area, ma il sinistro è fuori misura. Prima del quarto d'ora Santoro involatosi verso la porta di Landi sul pallone, telecomandato da Niang, fermato in fuorigioco. I ritmi sono sostenuti, il campo basso si fa preferire nel palleggio per il baricentro molto alto, ma le ripartenze dell'Olimpia fanno male, come al 22esimo sullo scatenato Santoro. L'ex Termoli si accentra e scarica per la corrente di Lollo. Landi deve salvare con i piedi sulla conclusione ravvicinata del capitano. Nella trama successiva Margarita coglie la traversa, la sfera ritorna in campo sui piedi dell'ex Frabotta. Landi fa in tempo a rialzarsi e metterci la sagoma per evitare il passivo. È il momento migliore per l'Agnonese, ma la rete non arriva per le polveri bagnate e le qualità del portiere ospite, classe 97. Il campo basso in avanti è poca cosa. Basta vedere Capozzi che, servito dalla pennellata di D'Agostino all'interno dell'area di porta avversaria, tutto solo regala la palla tra le braccia di Faiella, che ringrazia. Qualità corsa, presidio delle corsie esterne, ritmo all'Agnonese, è mancato solo la finalizzazione. Il secondo atto inizia nel segno della capolista. D'Agostino si guadagna intelligentemente un fallo da posizione centrale e castiga Faiella all'angolo basso anche per il velo di due uomini in maglia gialla tra le casacche bianche. Esplode la gioia nel settore della tifoseria rossoblù. L'Agnonese accusa il colpo e fatica a ritrovare il bandolo del gioco. Di Lollo al quarto d'ora scalda ancora le mani all'attento Landi, angolo. Valzer di sostituzioni sui due fronti per dare sostanza in mezzo al campo e far rifiatare coloro che hanno speso di più. I locali non riescono a ruggire come nella prima frazione. Il campo basso soffre meno, abbassa il baricentro, presidia meglio le corsie esterne e difende anche con la punta Gurma. Nei 5 minuti di recupero un'ultima chance a testa. D'Agostino si allunga sulla prateria della metà campo granata. Apertura per Strianese, subentrato ad Elefante, ma il giocatore numero 13 non è risoluto e si fa rimontare dalla difesa di casa. Sui titoli di coda Margarita prova ad emulare D'Agostino dalla mattonella, ma la punizione non trova il giro giusto. Al triplice fischio finale tripudio rosso-blu al Civitelle. Il campobasso ha saputo soffrire, ma ha colpito al momento giusto. La solidità dell'organico ha fatto il resto. Per l'Agnonese una sconfitta che fa male, nonostante la migliore partita disputata dinanzi al proprio pubblico. E come consuetudine diamo un'occhiata ai quattro gironi di prima categoria. Quest'anno una valenza particolare per la presenza di Anconitana, punteggio pieno, e Civitanovese, che dopo il pareggio iniziale ha infilato oggi un'altra vittoria. Partiamo dal girone A, vediamo i risultati della terza giornata. Fermignanese e Villa San Martino 0-0. K-Sport Azzurra Academy batte Santa Cecilia 4-0, a Monte Maggiore al Metauro Santa Veneranda batte Maior 1-0, Mercatellese Avis Montecalvo 0-0, Piobico Tavernelle 1-1, San Costanzo Sant'Orso 2-2, Urbino e Lunano 0-0, Vadese Pisaurum 2-2. Azzurra e Tavernelle in testa con 7 punti, Piobico, Sant'Orso e Villa San Martino 5. Andiamo al girone B, dove l'Anconitana oggi a Senigallia ha battuto per 3-0 l'Avis Arcevia con protagonista Mastro Nunzio. Vediamo i risultati, quindi Anconitana batte Avis Arcevia 3-0, le altre partite giocate ieri, Borghetto Staffolo 0-0.
0-0, Borgo Minonna batte Montemarciano 2-0, Chiaravalle batte Ponterio 4-2, Falconare Castelfrettese 0-0, a Castelplanio Monzano batte Le Torri 2-1, a Marotta Osimo Stazione batte Marotta 2-1, Monserra e San Biagio 0-0, Portuali Ancona e Belvedere 2-2, Lanconitana è quindi in testa alla classifica con 9 punti, Monzano 7, poi seguono 4 squadre a 5 punti. Ed andiamo al girone C, dove c'è solo l'Elpidense Cascinare a punteggio pieno. Caldarola batte Urbis Salvia 3-0, Civitanovese batte Montelupone 2-0, Cluentina batte Casette Verdini 3-1, Corridonia Val di Chienti Ponte batte Corridonia 2-0, Elpidense Cascinare batte Pioraco 1-0, Fiuminata vince la Vigro Castelfidardo 3-2, Monte Milone Pollenza batte Aries Strodica 2-1, Muccia batte Leonessa Montoro 3-1. Poi Vigor Montecosero batte Porto Potenza 2-1, Elpidense Cascinare 9, Civitanovese e Vigor Castelfidardo seguono a 7 punti. E chiudiamo con il girone D, Amandola batte Castigliano 3-2, Cento Prandonese batte Petritoli 2-1, Cuprense e Villa Sant'Antonio 1-1, Grotta Zolino Fida batte Grottese 3-1, Monsan Pietro batte Sporting Folignano 4-0, a Montegranaro vince la Real Virtus Pagliare 4-2, a Montottone vince la Piane di Montegiorgio 1-0 e a Fermo Palmense batte Santa Caterina 4-2. Palmense e Piane di Montegiorgio in testa con 9 punti, Villa Sant'Antonio e Amandola con 7. Come sempre vi facciamo vedere il quadro delle trasmissioni dedicate al calcio sui nostri canali durante la settimana con tutte le nostre rubriche. Vi ricordo che Le Marche nel Pallone, oltre alla diretta streaming sul sito www.tqrs.it, andrà in onda domani sul canale 111 in replica a mezzogiorno e mezzanotte sul canale 675 a partire dalle ore 20:30. Poi vedete, il calcio è uguale per tutti, il talk show dedicato al calcio di Serie A ogni martedì, poi le rubriche dedicate alla Serie B, alla Serie C, il TG Sportivo sul canale 111 tutti i giorni a partire dalle 20:10 e poi più, chi più ne ha più ne metta con le rubriche dedicate ad Inter, Juventus e Milan. Grazie agli amici della Pergolese che ci hanno tenuto compagnia in questa seconda parte della nostra trasmissione. In bocca al lupo ragazzi per il vostro campionato. Grazie a Sara Santacchi e a Giuliano Gubinelli. Vi lascio all'ultimo servizio di oggi dedicato al calcio giovanile. Un veloce riepilogo di quanto è successo nel fine settimana a cura di Enrico Scoppa. Ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti. Campionato nazionale juniores, girone G, quarta di andata. Questi risultati: Castelfidardo Sporting Club Triestina 3-1, Jesina Monticelli 2-0, Amatedica Aquila Montevarchi batte Amatedica 5-0, Arrecanati San Giustese batte Arrecanatese 3-1, San Giovannese Fabriano Cerreto 2-1, Villa Biagio Vispesaro 1-0. Per una classifica che vede al comando della stessa l'Aquila Montevarchi e la San Giustese a quota 12, quindi Villa Biagio 10, Vispesaro 9, San Sepolcro e San Giovannese 6, Jesina 4, Castelfidardo, Materica, Recanatese, Sporting Club e Triestina 3, chiudono la classifica Fabriano e Monticelli con 0 punti. Campionato regionale juniores, nel girone A l'Atletico Gallo col Bordo al comando dopo aver battuto 5-1 il Borghetto. Chiesanova rifila 5 reti al Montefano e mantiene la vetta della classifica con Villa Musone che vincendo 1-0 a Filottrano insegue con 2 lunghezze di ritardo ed infine nel girone C Porto Sant'Elpidio vince a Torrentino 2-1 e conquista la vetta della classifica.